Benvenuti, buonasera a tutti, grazie per la vostra partecipazione numerosissima. Abbiamo dato qualche minuto di posticipo per attendere, perché il quarto d'ora accademico direi che è d'obbligo. Intanto vi ringrazio moltissimo per la partecipazione anche numerosa e farei per aprire la serata una presentazione velocissima dei candidati, ma soltanto citandoli per nome e cognome, perché credo che ormai quasi tutti abbiate in qualche modo sentito parlare di loro o abbiate assistito magari già a qualche incontro o partecipato magari nelle frazioni o in altre occasioni pubbliche, quindi non mi dilungherei. Poi naturalmente se avete delle domande specifiche da fare in ciascun settore, magari loro potranno rispondere direttamente. Allora, partirei dalla mia destra presentandovi Giacomo Meaglia, poi l'architetto Arturo Andreol, Pierangelo Masoero, funzionario ASL, Paolo Scutti, volto noto dello sport rivarolese e non, Stefano Vallosio, e di qua Elena Leone, ingegnere, e la Sandra Ponchia, imprenditore, e Simone Dalla Pina, commerciante, li citiamo solo così per professione, Pamela Crescenzo, insegnante, e Alessandro Nedda, imprenditore, Francesca Bevacqua, impiegata, volto noto dell'amministrazione uscente, e Francesca D'Agnese, professione insegnante, Marco Coa, agente immobiliare, e il professor Saviano, pensionato, e insegnante in pensione, e Laura Martinelli, impiegata, e poi manca Laura Gandolfo, che è stata colta da tracheite, quindi stasera era senza voce e anche un po' febbricitante, quindi le abbiamo dato la dispensa per questo incontro. Questo incontro è stato con le associazioni cittadine, è stato fortemente voluto dalla nostra lista civica Rivarolo Sostenibile con Vittone, perché abbiamo ritenuto opportuno avere un incontro con tutte le associazioni cittadine che sono iscritte, oppure anche quelle non ancora iscritte ma che hanno in previsione di iscriversi all'albo comunale delle forme associative e che comunque operano con continuità sul territorio rivarolese. Tutte queste associazioni che sono suddivise nell'albo delle associazioni cittadine per specifici settori, quindi cultura, turismo, sport, volontariato solidale, sono però appartenenti a quel grande contenitore che viene definito terzo settore e che in questi ultimi mesi è stato oggetto, cioè già nell'anno scorso sono stati oggetto di riforma ministeriale, ma sono oggetto anche di continui aggiornamenti e discussione con le più grandi reti associative nazionali. Quindi proprio in questo momento in cui il terzo settore è così attenzionato dallo Stato e dagli enti locali, ci è parso, vista la concomitanza con l'appuntamento amministrativo delle elezioni amministrative, ci è parso altrettanto importante e doveroso avere un momento di incontro con i rappresentanti dei nostri sodalizi. Oltre alla motivazione istituzionale c'è anche una motivazione, diciamo, dal punto di vista dell'impegno civile e da ciò che le associazioni rivarolesi e non le associazioni in genere rappresentano per un'economia territoriale. Credo che voi abbiate capito, poi magari i vari rappresentanti li presenteremo ancora meglio, che nella nostra lista molti candidati hanno esperienza di volontariato. Io stessa provengo dal mondo del volontariato cittadino
e di conseguenza la nostra sensibilità rispetto a questo tema è stata davvero notevole e in maniera molto spontanea abbiamo sentito questa spinta nel doverci noi approcciare e rapportare con le associazioni. Credo che tra le altre cose momenti come questo di condivisione globale siano stati davvero rari negli ultimi anni. A mia memoria non ricordo di incontri diciamo con tutte le associazioni altrettanto partecipati. Quindi io questa sera sono davvero contenta di vedere tante rappresentanze dei sodalizi cittadini. Abbiamo voluto incontrare tutte le associazioni insieme perché al di là della specificità, diciamo delle finalità statutarie che ogni associazione ha, al di là dell'identità culturale, sociale, ricreativa, sportiva che ogni associazione ha e deve continuare a conservare, ci sono però dei problemi comuni che in questi anni hanno riguardato un po' tutte le associazioni e a noi interessava questa sera discutere di questi problemi comuni, discuterne con voi che vivete queste problematiche tutti i giorni, soprattutto organizzando le vostre attività, organizzando gli eventi cittadini. E credo che una discussione da questo punto di vista possa essere proficua per tutti e stasera tra le altre cose c'è anche un'associazione di categoria, è anche rappresentata l'ASCOM con la dottoressa Battistella che ringrazio moltissimo per la presenza. Anche in questo caso le associazioni di categoria che sono portatrici di un interesse della collettività è doveroso con loro potersi rapportare per capire le problematiche di un settore specifico. Per quanto riguarda il commercio, nella nostra lista abbiamo 3 rappresentanti, quindi abbiamo già in questi giorni trascorsi incontrato i commercianti rivarolesi, diciamo per gruppi, organizzati per vie, singolarmente, qualsiasi occasione è stata utile per il confronto, ma avere anche ovviamente il confronto con l'associazione di categoria, come può essere per i coltivatori diretti o gli artigiani, è sicuramente importante per chi si propone di amministrare la città. Dunque dicevo, questa occasione è stata utile e proficua e noi intendiamo trattare delle tematiche diciamo di interesse generale e naturalmente aspettiamo i vostri contributi per avere spunti di riflessione e come dicevamo sicuramente serviranno per arricchire ulteriormente il programma amministrativo. Il programma amministrativo è un documento di carattere generale che tutte le liste hanno già depositato, era da depositare entro il 24 di aprile, noi l'abbiamo fatto, ma è anche uno strumento flessibile che continua ad essere aggiornato, che un'amministrazione comunale comunque vada, deve continuare ad aggiornare perché man mano che sorgono le problematiche deve poter adattare la propria azione amministrativa ai bisogni e al caso di specie. In linea generale noi all'interno del nostro programma abbiamo previsto alcuni interventi che dovrebbero essere utili, saranno utili per quanto noi abbiamo potuto studiare rispetto a queste problematiche per rivitalizzare la città di Rivarolo. L'associazionismo è innegabile, è una forza potente della nostra città, una forza dal punto di vista non solo sociale, perché le associazioni cittadine fanno promozione sociale in tutti i settori, aggregazione, ma rappresentano anche una potente leva economica. E sotto questo aspetto molto probabilmente i cittadini o comunque le istituzioni non sono abituate a vedere le associazioni,
Ma il volontariato è questo, in realtà, è una potente forza economica, perché nel momento in cui si organizzano eventi, eventi di qualità, si rivitalizzano quartieri della città, vie cittadine, e si attraggono residenti, e comunque si porta un miglioramento anche, si attraggono turisti e si portano miglioramenti per la qualità di vita dei residenti stessi. Ecco, nel momento in cui si fa questo, si contribuisce a rivitalizzare la città e conseguentemente c'è una ricaduta economica. Questo è indubbio. E una ricaduta positiva sul territorio che avranno i settori lavorativi e produttivi, dal commercio alle altre attività. Quindi è importante agire in sinergia. Ecco, quello che noi abbiamo potuto notare in questi anni, stando dalla vostra parte, perché personalmente ci sono stata per tanti anni, è proprio il bisogno di fare una sinergia con l'ente locale. L'ente locale, nella nostra idea, deve tornare ad essere un po' il coordinamento, l'ente di coordinamento delle tante associazioni cittadine. Per fare questo deve avere un dialogo continuo, e noi abbiamo visto in questi mesi, in questi anni, che alle volte spesso il dialogo si è protratto a singhiozzo e è mancata in certi momenti, è mancato proprio il confronto e anche la calendarizzazione magari di eventi che potevano essere utili per ravvivare la città. Se non c'è dietro un lavoro di questo genere, un lavoro di programmazione, il comune deve fare un lavoro di programmazione, diventa difficile per le associazioni, e voi me lo insegnate, lavorare. E dato che le associazioni sono già gravate ultimamente da tantissimi carichi burocratico-amministrativi, se non viene l'aiuto dall'istituzione, che poi l'aiuto vediamo, dopo ne parleremo in maniera approfondita, l'aiuto non è solo economico, l'aiuto può venire dall'ente locale in tanti modi, e poi vedremo anche quali. Comunque, in linea di massima, noi vorremmo reinstaurare, rinfocolare il rapporto con le associazioni attraverso degli organismi. Nei vari comuni, anche quelli grandi, forse di dimensione più grande rispetto a quella di Rivarolo, esistono e funzionano bene le consulte delle associazioni. Noi le abbiamo previste, abbiamo previsto all'interno del nostro programma di attivare la consulta dei commercianti, la consulta delle associazioni sportive, la consulta delle associazioni ricreative e culturali. Cioè i grandi settori dell'associazionismo cittadino che operano tutto l'anno devono poter avere un organismo che tutto l'anno si riunisce a cadenza, e poi si stabiliranno insieme le cadenze, che quindi mette in comune le esigenze, mette in comune i bisogni, l'ente locale li raccoglie, li rielabora e cerca con le associazioni di portare avanti delle iniziative che possano avere un maggiore impatto. Anche dal punto di vista della promozione, della pubblicità, credo che ci sia molto spazio per migliorare, perché i commercianti me lo insegnano, la pubblicità è l'anima del commercio. E anche per quanto riguarda il comune, la pubblicità, la promozione, la giusta promozione degli eventi è l'anima del turismo, dell'attrattiva turistica. Quindi ci sono larghi spazi di miglioramento anche da questo punto di vista. E con queste consulte delle associazioni, noi quindi intendiamo creare un progetto culturale, noi l'abbiamo chiamato un progetto culturale integrato, dove per culturale si intendono eventi di genere diverso, in settori diversi, che però possono rilanciare Rivarolo da questo punto di vista, farla tornare ad essere un polo di eccellenza. Abbiamo poi dedicato uno spazio al bisogno di spazi, perché sappiamo che in Rivarolo c'è ancora molto bisogno di spazi,
sia per le sedi sociali, per le sedi associative, abbiamo ancora alcune associazioni senza sede sociale, sia il bisogno di spazi per organizzare gli eventi. E molto si può fare e molto intendiamo fare per quei sodalizi che organizzano eventi di piazza, che hanno determinate esigenze, e per quei sodalizi che organizzano anche eventi che hanno bisogno comunque di spazi chiusi e delimitati che possano funzionare anche nel periodo invernale. Parlando di eventi di piazza, naturalmente andiamo a toccare i piani di sicurezza. In questi ultimi mesi c'è stato un accesissimo dibattito rispetto alle normative, agli aggiornamenti delle normative in materia di sicurezza, le varie circolari, Gabrielli, Piantedosi, Morcone, per citare qualcuna di quelle più conosciute, che hanno costretto l'organizzatore di eventi che ha comunque una responsabilità anche civile, penale, nell'organizzare un evento di natura pubblica. Quindi tutte queste circolari hanno caricato ulteriormente il peso di responsabilità sugli organizzatori, in particolare sui presidenti di associazione, ma hanno caricato di costi aggiuntivi le associazioni cittadine, e questo ci è stato così segnalato dalle associazioni le più disparate, diciamo. Come aiutare anche da questo punto di vista, e quanto si può fare, e io credo molto, per la formazione? Le associazioni che fanno parte di una rete nazionale hanno in qualche modo ricevuto formazione, ma abbiamo tante associazioni cittadine che non sono collegate ad una rete nazionale e quindi sono state un po' lasciate a brancolare nel buio in tutto questo periodo. La formazione è ritenuta da questo punto di vista fondamentale. Il comune può aiutare, può fare formazione per le associazioni. Per esempio il comune di Cornier, devo dirlo, è stato uno dei primi, subito dopo le circolari Gabrielli, Morcone, sui piani di sicurezza, a fare formazione con tutte le associazioni cittadine. In Rivarolo questo non è accaduto, per cui ognuno si è un po' aggiustato da sé, e questo andrebbe evitato, perché il comune può in qualche modo venire incontro e fare formazione per tutte le associazioni, può aiutare ad alleggerire il carico da questo punto di vista. Per esempio, poi magari farò parlare anche l'ingegnere Leone, l'architetto Andreol, abbiamo provato a ragionare sul fatto che eventi di piazza, piano di sicurezza, per esempio le uscite di sicurezza sono sempre negli stessi punti, le colonnine della corrente sono sempre negli stessi punti, si può vedere di fare un piano per certe piazze, per certi luoghi, standardizzato, per cui non sia necessario tutte le volte produrre documentazione e avere dei costi aggiuntivi, perché tutte le volte bisogna avere la perizia asseverata del professionista. Ecco, questo è ciò che può fare in qualche modo un comune, e quello che noi ci prefiggiamo, se avremo l'onore di essere eletti, è anche di creare un ufficio che possa in qualche modo assistere l'associazione, aiutarla a superare queste difficoltà nella comprensione delle varie norme e quindi snellire un po'. Ci sono poi, abbiamo visto, associazioni che da questo punto di vista hanno avuto dei contributi in più dalla loro rete nazionale, e che magari hanno già dei contributi scritti, che possono essere messi a disposizione di tutti. Per esempio un'iniziativa dell'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, con Regione Piemonte e l'Unione delle Proloco, ha elaborato un testo, un vademecum,
che verrà poi inviato a tutti i comuni e quindi anche ovviamente ai nostri comuni di zona, dove sono identificati dei modelli standard di piani di sicurezza o comunque delle corrette prassi, delle buone pratiche che l'organizzatore come soggetto giuridico può adottare per tutelarsi preventivamente rispetto alla esposizione nel momento in cui organizza degli eventi. Quindi diciamo, se ci sono materiali che possono essere messi a disposizione da un'associazione a favore di tutte le altre e se il comune può in qualche modo veicolare, ben venga, bisogna andare in questa direzione. Ecco, questo era un po' quello che volevamo, così come piccola premessa. Gli argomenti sono tantissimi, anche il molto, molto contestato regolamento sulle associazioni comunali e sull'uso degli stabili comunali ha dietro una riflessione importante che è collegata ai beni, al patrimonio quindi architettonico della città di Rivarolo e diciamo che qui è migliorabile ancora questo regolamento. La nostra intenzione sarebbe di aiutare, sgravare ulteriormente le associazioni rispetto ad alcune imposizioni che fino adesso sono state portate avanti, ecco, proprio perché il nostro intento è quello di riconoscere assolutamente il valore sociale, la restituzione sociale che le associazioni fanno rispetto all'attività che portano avanti e rispetto alla ricaduta che possono avere sul comune. Ecco, questo era un po' per aprire il discorso e direi che ho già toccato tanti argomenti che sono, diciamo, assolutamente di spunto. Non so se vogliamo partire già con gli interventi perché è una serata dedicata a voi, proprio dedicata a voi, dove vorremmo anche raccogliere ulteriori segnalazioni, bisogni, quindi se volete, diciamo, già intervenire, chiedete pure, non siate timidi perché è il momento giusto. Altrimenti entriamo ancora un pochino nel dettaglio. Maggiormente nel dettaglio. Dai, non fate i timidi, su, dai. Per dare una logica potremmo dare una domanda a testa per ogni associazione, cominciamo a dare un filone, se no così ogni associazione può fare un intervento, poi facciamo il secondo giro, se le avete. Brava Simona, una donna che apre, c'è un microfono anche per Simona. Aspetta che vediamo se funziona. Sì, adesso funziona, miracolo. Ah. Allora, diteci anche l'associazione provenienza, okay. Io vi conosco ma non tutti, certo. Quindi allora, a favore di tutti. Sono Simona Caresio e sono presidente del Toro Club di Rivarolo. È un'associazione che è nata nel 1982. E qui scateniamo già gli juventini dall'altra parte. Toro Club Rivarolo, fedelissimi Granata Rivarolo, siamo nati nel 1982, quindi abbiamo parecchi anni sulle spalle. Noi ci siamo ritrovati, credo 2 o 3 anni fa più o meno, adesso non ricordo esattamente, senza avere una nostra sede, perché noi eravamo al polisportivo da credo una 30 d'anni, più o meno da quando io ho iniziato ad entrare all'interno del club, e praticamente dall'oggi al domani, non dico che siamo stati sfrattati, ma siamo stati messi in condizioni di dover andare via, perché ci veniva chiesto un costo che per il nostro tipo di associazione, ma penso per qualsiasi associazione, era spropositato. E quindi abbiamo fatto armi e bagagli, avevamo i nostri armadietti, quindi 30 anni e più di nostra identità sono stati inscatolati, li ho a casa mia, grazie al cielo ho uno spazio a disposizione, ma ci manca una sede, cioè un punto di riferimento anche per le persone, perché più di una volta mi è successo di dire ma esistete ancora? Certo che esistiamo ancora, noi tutte le settimane, comunque tutte le domeniche portiamo
i tifosi giù allo stadio, e la nostra, il nostro modo di aiutare le persone è questo. Ovviamente ogni associazione lo fa in modo diverso. Quello, all'incirca un 120 più o meno, su per giù sì, variabili sì. E al momento noi, come vi ripeto, abbiamo il materiale a casa mia, ci troviamo quando possiamo, compatibilmente con tutto, al Condo, a Rivarolo, quindi a Pasquaro, per mantenere quantomeno un luogo, ma è comunque uno spazio che non è nostro, non ci riconosce. All'epoca noi ci trovavamo il lunedì sera, un classico, ma ancora adesso tanta gente che lo sa, il lunedì no, non siamo più il polisportivo, eccetera eccetera, e quindi questo è quello che a noi è mancato più che altro. Quindi l'impedimento è stato il fatto, non avevamo più la sede, cioè un punto di riferimento comunque, sì, poter, però, dire siamo, diciamo, lì. Voi avevate una convenzione o era... Noi stavamo gratuitamente, poi di punto in bianco, adesso io non mi ricordo più, ma una cosa tipo 15 euro all'ora, uno sproposito, cioè per noi uno sproposito, perché calcolando comunque una riunione settimanale di almeno un paio d'ore, fai quattro volte al mese, moltiplichi, non dico tutto l'anno, ma un tot di mesi, dove li tiriamo fuori noi i soldi? Cioè, poi comunque in proporzione a quello che ci veniva dato, era comunque, sì, spropositato, e quindi... Ok. Sì, no, poi noi abbiamo comunque, tipo l'anno scorso abbiamo fatto una mostra in Villa Vallero, due anni fa siamo riusciti a far intitolare il campo sportivo al Grande Toriso, cioè... Esatto, due anni fa è vero che non c'ero io. È un punto di riferimento, come penso che possa, un appoggio che possa essere. Quindi il problema è per voi una mancanza di una sede sociale. Esattamente, ufficiale. Che sia da poterlo usare per dire un paio di ore, una sera a settimana, con il nostro piccolo spazietto come era là, dove potrà anche esporre, perché noi abbiamo anche delle cose carine da poter esporre. Ovviamente potendo utilizzare ciclicamente con altre associazioni, come veniva già fatto all'epoca, mi ricordo che c'erano quelli della filatelia, mi sembra, e altre associazioni che utilizzavano allo stesso modo la sala, anche per l'esterno, se viene gente. Quindi dall'esterno. Eventualmente anche uno spazio condiviso, ma potrebbe essere, sì, comunque, ma ci utile. Mancherebbe. Sì, sì, assolutamente. Va bene. Allora, faccio una brevissima premessa. Allora, naturalmente non potremo entrare nello specifico delle problematiche, quindi ci teniamo su un livello generale, però elenchiamo i problemi. Quindi qui specifico mancanza di una sede sociale, che effettivamente è il luogo dove anche le famose scritture contabili e sociali, lo sapete, per regolamento dovrebbero essere conservate, e ahimè, in caso di eventuali controlli di enti preposti, non è che ci possiamo portare la SIAE piuttosto che l'Agenzia delle Entrate in casa del legale rappresentante, ma bisogna avere una sede sociale. Esattamente, sì. Ok, andiamo con qualche altra associazione che voglia parlare? Laggiù? Grazie Claudio. Ecco, la Proloco ci fa da veicolo, come è giusto che sia, da... Diteci. Salve. Noi rappresentiamo il rifugio di Rivarolo, di Villa Vallero, per quanto riguarda l'associazione Levi Brisse. E intanto volevo sapere, sulla base di quello che è stato detto, quindi associazione ludico-ricreativa, associazione sportiva, piuttosto che culturale, dove pensate di inserire in questi calderoni quello che è il rifugio, intanto. E secondo, comunque, quello che poi le colleghe spiegheranno, è che noi non siamo solamente un'associazione che crea eventi, perché svolgiamo sul territorio, soprattutto la Presidente, un lavoro a 360 gradi, non solo di recupero, sterilizzazione, prevenzione del randagismo, ma anche di educazione civica, su quella che è poi la tematica del randagismo principale. Quindi vorrei capire, passo la parola alle colleghe, okay, cosa intendete per noi. È uno spunto interessante. Allora, io mi addentrerei a questo punto più nel discorso della riforma del terzo settore. Allora, non so se ne abbiamo sentito parlare
in termini generali o più particolari se siamo ferrati, comunque facciamo un... così un excursus velocissimo. Allora, questa riforma prevede l'entrata in vigore di una cosa strana che si chiama RUNZ, il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che distingue le tipologie associative. Ci sono 6 tipologie associative, quindi abbiamo le associazioni sportive, abbiamo le Proloco, abbiamo le Onlus, abbiamo le associazioni di promozione sociale, una sezione generica che viene definita altro settore, dove lì dentro finiscono tutte quelle che non si identificano, diciamo, nelle altre tipologie. Quindi dobbiamo capire qual è la natura giuridica e le finalità per capire in quale sezione del registro andarci poi a iscrivere. Tutto questo dovrebbe poi succedere da agosto in avanti, da agosto 2019, 3 agosto. C'è il discorso del regime fiscale, perché con la riforma del terzo settore è stato abrogato il regime fiscale forfettario, quello della legge 398 del 91, che era il regime fiscale agevolativo per le associazioni, per moltissime associazioni, le sportive, le Proloco, le associazioni senza fini di lucro in genere. Tutte queste sono naturalmente enti di natura commerciale e manterranno quindi quel riconoscimento, ente non commerciale. Però quale sarà il nuovo regime fiscale non lo sappiamo ancora, perché il Ministero sta lavorando con le reti associative nazionali. Di conseguenza, in base a quello che sarà previsto in quella normativa lì, anche voi, che mi sembra di capire siate una Onlus, dico bene, anche voi dovrete scegliere la tipologia in cui inserirvi. Gli statuti dovranno essere adeguati. C'è un modello nazionale che il Ministero ha proposto, ma qui è un modello talmente generale e generico per tutte le tipologie di associazioni che in questo momento c'è una discussione feroce da parte della base, cioè di tutti gli enti associativi locali, che dicono ma questo modello statutario ci leva la nostra identità specifica e ci rende tutti uguali. Ed è effettivamente una motivazione molto forte che il Ministero sta prendendo in considerazione, tanto che sta facendo tutta una serie di emendamenti a raffica. Detto questo, comunque sicuramente voi manterrete la vostra identità di Onlus e sarete iscritti a quel registro nazionale. L'iscrizione al registro nazionale comporterà la pubblicità sul sito di tutte le vostre attività e anche la pubblicità dei bilanci. Ma questo poi sono delle specifiche, magari se volete dopo ne parliamo, ma a latere. Di conseguenza anche l'albo comunale cittadino delle associazioni a cascata, tutta la normativa regionale e poi locale degli enti locali dovrà essere adeguata al blocco della riforma del terzo settore. Quindi per adesso voi come direi che potreste essere inquadrate qui nel, diciamo, in una di queste sezioni dell'albo cittadino, ma potreste addirittura essere in più di una sezione, perché se parliamo di assistenza solidarietà, se parliamo di educazione ambientale, potreste anche essere nel primo settore ambiente e protezione civile. Ma questo è un dettaglio. Sicuramente quello che però bisognerà fare è iscriversi all'albo comunale delle forme associative. Quindi dovrete essere riconosciute come operative da almeno un anno sul territorio comunale, e l'iscrizione all'albo, ma questo funziona così già adesso, vi dà, diciamo, la possibilità di ricevere finanziamenti dal comune, di ricevere il patrocinio per le vostre iniziative, di avere lo sgravio del 50% sulla pubblicità, locandine, Deplian e locandine più che altro sul servizio affissioni, quindi avete poi diritto ad una serie di agevolazioni. Quindi prima di tutto iscrizione all'albo comunale delle forme associative, se non siete ancora iscritte vi iscrivete.
Poi la vostra opera naturalmente meritoria, meritevole, non si svolge solo su tutto sul territorio comunale, mi sembra di capire, ma sull'intero canavese. Sicuramente lavorate con le scuole e fate altrettanta educazione civica. La vostra situazione deve essere comunque valorizzata al meglio, perché in questo momento credo non sia valorizzata. Avete delle esigenze soprattutto per la gestione degli animaletti, dei gatti, che in questo momento non sono soddisfatte, è una situazione ancora che può essere migliorata in termini di servizi, in termini di ambiente in cui gli animali vengono gestiti. In questo momento il Comune non ha un riconoscimento ufficiale del rifugio, non c'è una convenzione ufficiale. Quindi anche questo bisognerà sistemarlo dal punto di vista burocratico-amministrativo. Nel nostro intento quindi c'è la sistemazione di quella situazione lì, quindi la messa a norma sia dal punto di vista amministrativo che dal punto di vista della struttura. Poi diciamo nello specifico magari ci possiamo parlare anche meglio dopo, anche a fine serata. Se per adesso può bastare così, altrimenti facciamo ancora un approfondimento. Quindi, scusi, questo cosa significa? Che possiamo restare dove siamo o va avanti il suo progetto di spostarci? No, allora, io avevo già avuto modo, ero venuta a trovarvi, quindi ho avuto modo di vedere, diciamo, l'ambiente in cui è stato allestito questo rifugio e conosco la situazione pregressa, cioè quella è una situazione che si trascina da anni e che non è stata regolamentata nel giusto modo. Quindi credo che sia necessario sedersi ad un tavolo con l'associazione che gestisce quel rifugio in primis e naturalmente con tutte gli enti preposti, l'ASL piuttosto che il comando di polizia municipale e tutte le autorità che ne hanno competenza per regolamentare questa situazione. Bisogna vedere se c'è la compatibilità dal punto di vista urbanistico, dal punto di vista sanitario, se c'è si fanno dei ragionamenti, diversamente la nostra intenzione è quella di aiutarvi dandovi le migliori condizioni. Rivarolo ha comunque una ricchezza dal punto di vista anche di varie proprietà comunali, più o meno centrali, che quindi possono anche favorire per esempio l'azione pubblicitaria vostra nel caso di adottare e quindi dare una casa a questi animali. Quindi bisogna fare sicuramente un'analisi dettagliata di tutte queste situazioni, voi sicuramente le conoscete molto bene, e dobbiamo fare in modo che la situazione venga regolarizzata. L'ASL era venuta comunque nella persona del dottor Mezzano, che è responsabile del servizio veterinario, e per loro andava bene. Questo è già, sì, già venuto. Perché dal punto di vista della normativa sanitaria è meno stringente rispetto a quella dei cani, no? Quando si fa allestimento di un canile sanitario o comunque un canile rifugio, ci sono normative ben specifiche anche dal punto di vista proprio urbanistico e degli impianti. Guardo l'architetto che magari dopo mi dà sostegno in questo. Per quanto riguarda i gatti la normativa è meno stringente, anche perché effettivamente il gatto è considerato un animale più libero, quindi in grado di là dove anche le colonie feline sono sicuramente tutelate, ma vanno protette, curate là dove sorgono spontaneamente. Comunque sicuramente bisogna fare un approfondimento rispetto anche ai canali di legge, sia regionali. È a mia conoscenza il fatto che non essendoci una normativa stringente dal punto di vista regionale, diversamente da quello che accade per i cani, non sono previsti dalla normativa regionale contributi per quanto riguarda la gestione di un gattile.
Quindi, lo so, voi gestite assolutamente in proprio tutto, le spese, capisco che sia molto molto difficile. Se la situazione viene regolarizzata, e noi ne abbiamo tutta l'intenzione, se il Comune riconosce il gattile sanitario, che poi adesso la normativa lo definisce parco gatti, non lo definisce neanche gattile sanitario, la normativa regionale del 2009, il Comune poi, riconoscendo la struttura, riconoscendo il gestore, può intervenire anche economicamente. Adesso in questi anni non è intervenuto perché non c'è mai stato il riconoscimento ufficiale della vostra opera in quel posto, che pure è meritoria e va sicuramente salvaguardata. Vuoi aggiungere qualcosa, Arturo, l'architetto? Nel senso che appunto i canili hanno delle normative stringenti sia sulla questione, come dire, rumore, distanze dagli altri fabbricati, cosa che invece per Parco Gatti non è normato in questo senso. Io ritengo che, come diceva Marina, sia importante, come dire, formalizzare la ONLUS e riconoscerla, poi da lì ci sarà sicuramente il contributo dell'amministrazione e del comune, no? Nel dare anche delle forze per migliorare il servizio. Ovviamente è già un buon servizio, ma secondo me se si può fare di più è meglio, ecco. Io la vedo in questo modo. Ok. Vediamo se c'è qualche altra associazione. D'Urbano Gas Energy, dai. Vedo Luigi Cavuoti che... No, tanto mi conoscete tutti. Che scalpita. No, io cercavo... Allora, noi non abbiamo la sede, ma questo è un problema secondario. Relativo. Abbiamo solo bisogno di collaborazione. Perché voi correte sulle vostre gambe. Corriamo, chi vi piglia? Chi vi piglia? Abbiamo solo bisogno di collaborazione, quello che l'amministrazione questa volta non ci ha dato nel 2018, 17, 16. Abbiamo fatto parecchi eventi, abbiamo anche preso una multa da parte dei vigili per quello che a Ogliani ci sarebbe stata la corsa questa domenica, non la facciamo, non so se facciamo quella di Argentera, siamo bravini a organizzare, ci hanno chiamati adesso per la 5 Laghe, organizziamo la 5 Laghe, siamo andati a Ivrea e abbiamo fatto parecchie cose a Ivrea. Cerchiamo solo collaborazione. Quali sono gli ostacoli principali che avete trovato? Il SUAP, è un nemico il SUAP. Una cosa veramente. Elena, il SUAP. Allora, il nemico suo, se lo conosci non ti uccide, bisogna conoscerlo il suo. Se lo conosci lo eviti, quello è come l'AIDS. Qui non puoi evitarlo. No, però la collaborazione col sindaco, l'assessore, se si avesse la collaborazione dell'assessore allo sport, magari qualcosa in più si riesce a fare, no? Tanto lo sforzo è uguale, a farla bene, a farla male, lo sforzo è uguale. Se però... il carico ce lo assumiamo metà e metà l'amministrazione, magari riusciamo a fare qualcosa di più bello e magari anche l'anno dopo, perché sennò io tolgo del tempo alla famiglia, al lavoro sì. E poi in più, per esempio, il 7 di gennaio abbiamo fatto questo evento che era di domenica, il giovedì sono stato chiamato in comune per giustificare perché avevamo fatto 500 partenti anziché 200. Dove tutta la manifestazione è andata bene, abbiamo avuto un casino di adesioni, Stefano ha corso con noi e lo sa benissimo, sono andato là al tavolino, mi sono messo lì di fronte, gli altri tre mi facevano le domandine, come mai è andata così bene, perché ho fatto i documenti per 200 persone, non per 500. Prossimo anno prendo la bacchetta magica e faccio già le... non posso sapere io quante persone vengono, no? Certo, è difficile. Solo la collaborazione, non è che chiediamo di più. Poi se c'è anche la sede, la stanza, ci apprendiamo anche. Ma tanto c'è il garage, mettiamo tutto nei garage. Ok, va bene. La soluzione, con la volontà la soluzione si trova. E se non c'è volontà... E nel particolare il problema era stata la vigilanza antincendio, giusto? Sì, sì. Abbiamo fatto una corsa campestre, la signora del suo mi ha chiesto una persona addetta ai disabili. Facciamo una corsa campestre il 7 di gennaio, mi sembra che non facciamo quel tipo di attività noi, anche tre persone per l'antincendio, che vanno pagate queste persone, sì.
poi Leone qua lo sa meglio di me, se non, noi non abbiamo nessuno di formato, io ho fatto il corso ma per i fatti miei del defibrillatore, però non posso fare i corsi perché devo fare le gare, eh. Se ci fosse la collaborazione, ma anche pagare il piano di sicurezza che ha un costo, se già le associazioni sono proprio limitate con i costi, che se va male, che se piove magari vengono 13 persone in meno e ci abbiamo anche rimesso, di pagare anche 150 euro di quello, 150 euro di autoambulanza, veniamoci incontro, no? Cerchiamo di fare qualcosa, ma proprio per il territorio, tanto non facciamo, non è che dobbiamo fare i fenomeni, eh. Dobbiamo solo corricchiare noi qua. Va bene, Elena, cosa ci puoi dire? Come superiamo questa cosa? C'è bene, perché sai l'impegno che ci metto io a fare le... Sì, conosco bene la tua associazione sportiva come altre associazioni presenti qui in sala e so la difficoltà che si ha nel predisporre tutta la documentazione necessaria. Proprio per quello abbiamo pensato di magari poter venire incontro alle associazioni pensando di fare prima di tutto, come dicevi tu, una collaborazione maggiore tra comune e associazioni, mettere magari in rete le associazioni e quindi quelle persone che hanno magari il patentino, come dicevi tu, del pronto soccorso, dell'antincendio, proprio perché magari scambiandovi e venendovi incontro con gli operatori e gli addetti magari uno riesce a risparmiare qualcosa. Nello stesso modo anche proprio per il piano di sicurezza, perché comunque se si sta dentro certi standard si riesce a uniformare un pochettino il piano di sicurezza. Stessa cosa per i posti dove si fanno, visto che le manifestazioni a Rivarolo solitamente si fanno, non so, in via Ivrea, piuttosto nei controviali di Corso Torino, cioè le vie di sicurezza sono sempre le stesse, piuttosto che gli accessi, come diceva Marina all'inizio, le colonnine dell'acqua, le colonnine elettriche, cioè i punti di riferimento sono sempre quelli, quindi se si danno già tutte queste informazioni alle associazioni diventa più facile, si fa una sorta di piano standard diviso per tipologia magari di manifestazione, così che tutti possano insomma accedere, sì, più facilmente. Grava un po' di meno sull'impegno, esatto, e sull'impegno, sui costi. E poi però porta una buona riuscita dell'evento, perché Elena, guarda, ti faccio anche un esempio personale, quando l'anno scorso ho dovuto organizzare, fare un piano di sicurezza di un pezzo di una manifestazione, non sono neanche stata messa in contatto col professionista che faceva il pezzo di piano di sicurezza dell'altra associazione che era di fianco a noi, no? Quindi come facevamo a organizzare tra noi professionisti le uscite di emergenza, dialogare, magari coinvolgevamo la gente, i flussi, quindi tutti nello stesso punto, o altrimenti si andava in contrasto, quindi sì, era proprio una domanda, ma l'ufficio tecnico può fare il piano di sicurezza? No, l'ufficio tecnico non può fare, ci potrebbe essere la possibilità di fare un ufficio manifestazioni che sovrintende un po' a tutti quelli che sono i vari settori, quindi sia quello sportivo, quello culturale, quello sociale, in modo tale da poterli coordinare nel modo opportuno. Quello che dici tu, che eventualmente può fare l'ufficio tecnico la parte dei lavori pubblici, è se manca in alcuni tratti della città completare il rilievo del territorio in modo tale da dare delle planimetrie aggiornate alle più precise, così da poterle utilizzare invece che dire non so cosa prendo, devo organizzare, devo pagare il professionista. Questa può essere una soluzione. Quei fogli che ti dà il SUAP, secondo me, sono fatti per un ambiente chiuso. Tendenzialmente sì, perché le normative sono nate dagli ambienti chiusi. Dopo c'è stato l'aggiornamento con la circolare Gabrielli, però sono degli adattamenti normative per locali chiusi su spazi aperti, però anche lì tendenzialmente è per manifestazioni di grande impatto. Si parla anche di divisione degli utenti in settori, ma tipo, non so, le nostre piccole manifestazioni locali, cittadine, non hanno questo tipo di necessità. Lo spettacolo anche musicale non è il grande concerto di Vasco Rossi con 50.000, 80.000 persone da dover fare tutti questi apprezzamenti, quindi si può ridurre notevolmente.
Okay. Poi ovviamente, come dicevi anche tu, la rimostranza c'è stata perché ovviamente in base al numero di persone iscritte cambia il pezzettino di normativa a cui tu dovevi fare riferimento, e quindi cambiavano il numero di addetti, il numero di autoambulanze, il numero di personale medico. I costi, tu sai benissimo quanto costano esatto, le gare, quanto, certo, quanto ci no, mettere. Difatti. Alla fine. E quindi vale è quello che alla fine, ovvio che... Come dici tu, uno fa una previsione in base magari se l'ha già organizzata negli anni precedenti, dire ok, storico, l'anno scorso ho lo storico, so che 50 più 50 meno, sto in questo range, se non l'hai per mai esempio, fatta. Il prossimo anno ci sarà lo storico del 2019, quindi la esatto. Perdere, non faccio più niente. Non la faccio più, però magari, che ne sai, saremo già noi e quindi ti potremo aiutare maggiormente okay, questa cosa. Allora. Va bene, grazie Marina, grazie Elena. Sì, e poi ti do subito la parola a Stefano, e poi okay. Rispetto a quello che hai detto tu, Luigi, sui modelli del SUAP, no? La difficoltà che abbiamo come associazioni senza fini di lucro è proprio questa, quella è una modulistica sorta per le imprese, SUAP, sportello unico delle attività produttive, quella è la normativa standard delle imprese che non si adatta a manifestazioni temporanee, all'impresa temporanea, ecco. Quindi esatto, e quindi è anche standardizzata con delle domande che non rispondono alla nostra natura, magari noi non ci possiamo ritrovare comunque in quella situazione lì, ed è qui che si insinua la difficoltà del tecnico comunale che sicuramente deve andare a interpretare, e dell'organizzatore stesso che non sa più in quale settore collocarsi. Ma se si fa tutto online, se non compili quel campo non si fa andare avanti, quindi non si riesce. Ecco, allora, su questo io potrei passare la palla alla Proloco perché loro hanno lavorato tanto su questo aspetto, fanno parte di una rete associativa UMPLI, che è l'Unione delle Proloco, che ha cercato di dialogare con tutti i SUAP della provincia di Torino e della regione Piemonte, e hanno poi fatto in modo di poter bypassare questa cosa qui, perché adesso si accetta la PEC, cioè siccome le associazioni senza fini di lucro non sono obbligate perché sono enti non commerciali, quindi non hanno l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, pertanto non hanno l'obbligo di prendere la firma digitale. Nessuno può obbligare l'associazione a prendere la firma digitale e deve il funzionario SUAP, e loro hanno fatto loro con la loro rete associativa hanno fatto una battaglia di questo vinta, i SUAP devono accettare la PEC, quindi si compila in forma cartacea, si scansiona e si manda via PEC, da PEC dell'associazione a PEC del comune. Il SUAP di Rivarolo fa questo, io però non lo so se tutte le associazioni sono state informate di questa cosa o meno, ed è questo che noi vorremmo fare, dare le giuste informazioni a tutte le associazioni e fare formazione, perché le associazioni devono sapere a cosa sono obbligate e a cosa invece no. Ed è lì, è sulla non conoscenza che si insinua poi che viene fuori la difficoltà. Bisogna superarle in questo modo. L'ente locale, se ha da questa parte degli amministratori consapevoli, che conoscono le normative e che possono dialogare con i funzionari di settore, possono aiutare le associazioni a venire fuori da queste passioni. Daniela. No, dicevo, l'importante è comunque dialogare anche proprio, cioè l'amministrazione comunale che dialoghi con il funzionario, in modo che le regole siano veramente chiare e che siano sempre le stesse, perché la difficoltà è che da una manifestazione all'altra cambiano. Vogliono documentazione diversa, vogliono documentazioni aggiuntive, e quindi uno tutte le volte deve riniziare da capo. E quindi non è corretto. E poi, se devo fare un'altra precisazione su Rivarolo, una cosa che secondo me manca è che, come diceva Elena prima, le manifestazioni vengono fatte sempre comunque nella zona centrale della città, come penso da tutte le parti, però non è attrezzata la città di Rivarolo, perché se uno deve fare una manifestazione non ci sono le colonnine di corrente.
non ci sono degli attacchi dell'acqua, quindi uno deve acquistare centinaia di metri di cavo per poi non potersi allacciare. Fino a qualche tempo fa non ci si poteva allacciare alle colonnine di corrente del comune, perché sembrava che il comune non potesse dare la corrente a terzi. Poi c'è stata una regolamentazione dove adesso la corrente si può prendere a prezzi da usurai. Ogni colonnina per ogni giorno, in base a quanti kilowatt tu dichiari, paghi in anticipo, naturalmente, se no non ci sono i permessi. Ottimo spunto, Daniela. Subito, anticipato, esatto. Allora, e qui viene fuori la grande esperienza delle associazioni di Rivarolo in fatto di organizzazioni e eventi, e io guardo il nostro architetto Arturo Andreol che lui a sua volta mi sta guardando terrorizzato, perché ha sentito delle cose. E però sì, devo dire che anche io personalmente ho fatto come consigliere di opposizione un'interrogazione in merito, perché abbiamo visto che questa delibera è sicuramente ha delle, voglio dire, criticità, ecco, non mi espongo oltre, ma sicuramente si è andato a normare un uso delle colonnine rivendendo tra virgolette la corrente elettrica, e il comune non è titolato. Penso di dire cose assolutamente realistiche e vere, che sono comprovabili da documenti scritti. Avevamo segnalato noi questa situazione, che per il momento non è stata sanata, quindi di conseguenza lo dovremo fare, perché i costi sono anche molto molto elevati. Ed effettivamente il problema delle colonnine di corrente, degli attacchi d'acqua, è un problema che si trascina da anni. E se andiamo a definire delle aree ben specifiche, perché un piano specifico territoriale per allocare eventi di un certo tipo non c'è, dovremo sicuramente provvedere ad attrezzare, questo sicuramente. Arturo, o prima Stefano, tecnico o... Era una domanda ancora a Luigi, in termini di sede, perché non ho ben capito se potrebbe servire sia una sede a livello di persone fisiche che di materiale, perché ho sentito parlare di garage, ma quindi avresti bisogno di entrambe le cose? Quindi parleremo sia di piccolo magazzino che di... adesso così abbiamo... In condivisione o non in condivisione? Non in condivisione. No, perfetto. È importante. No, no, è importante sapere anche quello, perché... Perché se... I biscotti del pacco gara. Il pacco gara o vince e te lo prendi, o il pacco gara non lo divido con nessuno. Ok. Va bene, Arturo. Sono venuti degli spunti interessanti, in particolare due: uno il SUAP, l'altro è questo utilizzo, questa vendita di energia. Per quanto riguarda il SUAP, penso di parlarne a ragion veduta, perché sono responsabile di un SUAP, e quindi magari non grande come quello di Rivarolo. Nel mio piccolo, noi, come dire, con tutte le associazioni abbiamo un rapporto diretto, e accettiamo ovviamente la documentazione via PEC da illo tempore, forse ancora prima che fosse normato, perché per andare incontro alle associazioni abbiamo detto semplifichiamo, e con ogni associazione abbiamo, come dire, un rapporto distinto, perché poi dipende da che cosa fa l'associazione. Quindi semplifichiamo ulteriormente, no? Secondo me si può fare.
creando proprio della modulistica ad hoc per ogni associazione, ma questo si fa insieme, ci si mette intorno a un tavolo e le cose si fanno. Mi sembra anomala la vendita dell'energia. Anche in questo caso io la vendo, cioè la vendo, la come costo la trasferisco a consumo. Ho un contabilizzatore sull'erogatore e tot kilowatt, quello che costa a me, viene trasferito all'associazione che utilizza in quella giornata o in quelle giornate. Però voglio dire, possiamo regolamentare in modo diverso. Io penso di poter parlare per tutto il gruppo, visto che ne abbiamo parlato nelle nostre riunioni. Se vogliamo andare incontro alle associazioni, dobbiamo fare anche questo passo. Regolamentare, cioè, non credo che il comune debba avere un lucro sull'associazione che fa la manifestazione, l'evento o anche solo la propria attività, no? Perché non tutte le associazioni fanno eventi, ma fanno delle attività. Poi, ultima cosa, sarebbe opportuno magari con le associazioni che fanno eventi invece programmare gli eventi, perché nel momento in cui si dice investiamo qualche decina di migliaia di euro per fare dell'impiantistica, bisogna farla a ragion veduta. Quindi non a caso, ma mettere le colonnine dove servono, gli erogatori dell'acqua dove servono e via dicendo. E quello, secondo me, è un'altra cosa utile che può essere fatta attraverso la consulta delle associazioni. Quindi, secondo me, da quello che dite voi, io conosco molto poco l'associazionismo rivarolese, ma da quello che dite voi i margini di miglioramento sono veramente forti. Altre domande? Sì, volevo fare... La Proloco, vai. Allora, siccome ho preso appunti mentre parlavate, no? E adesso poi... ci interroga. No, nel senso che lì poi guardavo, li confrontavo con Marta che ha fatto il servizio civile, la penultima ragazza che ha fatto il servizio civile con noi, e diciamo effettivamente le cose sono così. Noi più sento parlare le associazioni di Rivarolo, più mi ritengo fortunato di far parte della Proloco, ma nel senso che c'è una struttura, l'Unione Nazionale delle Proloco, che veramente ci ha formato in questi anni, analizzando le circolari varie che escono, che sono uscite, le leggi, per cui per fare le manifestazioni in sicurezza, perché quello deve essere un principio, cioè prima dobbiamo lavorare durante le manifestazioni per la nostra sicurezza. Io parlo di manifestazioni perché la Proloco organizza tante manifestazioni e noi dobbiamo lavorare sicuri quando lavoriamo noi dentro. Vedo laggiù anche la Proloco dei Mastri, che saluto, per cui penso che questo sia condiviso, nel senso che tutti quelli che ci vengono a dare una mano devono lavorare in sicurezza, e l'UMPLI in questo ci ha sempre molto aiutato, ci ha preso per mano, quindi ci ha spiegato i piani di sicurezza, ci ha spiegato tante cose, ha fatto tanti corsi, e per questo siamo avvantaggiati. Ho sentito, e mi ha fatto molto piacere, il discorso dell'attrezzare la città per l'evento, cosa che invece adesso dobbiamo chiedere al terrazzo sopra dove montiamo la cupolina, privato se ci presta l'acqua, perché giustamente l'ASL vuole il lavandino quando si fanno le manifestazioni, per cui da qualche parte dobbiamo prendere l'acqua. E in questo i rivarolesi, devo dire che sono molto disponibili, e quindi ci vengono incontro. Dobbiamo, secondo me, aiutare i funzionari del SUAP, nel senso, come diceva l'architetto, trovarsi. È vero che ci sono delle difficoltà nella modulistica, però è anche vero che, ed è una cosa molto importante questa, che il comune istruisca le associazioni, cioè che il comune faccia quello che ha fatto l'UMPLI con noi, nel senso che spieghi in qualche modo come c'è l'evoluzione della normativa per poter fare le manifestazioni, magari con i funzionari anche presenti, in modo tale che tutti e due parliamo la stessa lingua, assolutamente, nel senso che l'obiettivo è quello di, come diceva, cercare di portare in Rivarolo il maggior numero di persone possibile quando si fanno delle manifestazioni, per avere una ricaduta economica anche, che questa è anche un'altra cosa molto importante che sovente viene un po' sottovalutata.
nei confronti di tutte le associazioni, cioè quando si organizza qualsiasi evento e in Rivarolo vengono 10-15 mila persone, qualcuno consumerà dei caffè, voglio dire, in giro per Rivarolo, vedrà dei negozi, ritornerà a comprare e questo può è sicuramente una cosa positiva per l'economia. Mi è piaciuto molto, se devo dire, il discorso della pubblicità, che sarebbe bene magari approfondire per capire come il Comune può aiutare nella pubblicità, e quello del progetto culturale integrato, che è un bel argomento, ma magari se fosse un po' più specificato, dettagliato, meglio, non sarebbe male, ecco, cercare di capire come può essere utilizzato, ecco. Sì, sì. Poi come tutte le associazioni che fanno manifestazioni di piazza, nel corso degli anni abbiamo comprato l'attrezzatura per poterla fare, no? E in questo momento la nostra attrezzatura è tutta ricoverata nella ex piscina dell'ANFAS, che ci ospita gratuitamente, e quello è il nostro magazzino. Dopo tanti traslochi, forse, non so, sarebbe il caso di avere i famosi due garage per metterci dentro, non so, non avere la slitta di Babbo Natale sotto la tettoia al centro anziani, la cucina là e questo lì e questo là, ma avere magari un posto, un deposito in uno dei locali magari vuoti, come sarebbe opportuno avere anche, le manifestazioni all'aperto sono tanto belle e sicuramente valorizzano la città, questo sicuro, perché il centro storico allargato anche viene sempre valorizzato, con l'incognita tempo, cioè ci fosse modo e possibilità di organizzare in qualche locale al chiuso, non troppo decentrato dal centro, qualche altro tipo di manifestazioni, perché no, culinaria, nel senso che, come posso dire, dove uno porta a casa i grani per fare il resto, perché senza quello purtroppo dagli enti ne arriva sempre di meno. Beh, anche quello non sarebbe, diciamo, non sarebbe male come idea, ecco. Boh. Ok. Allo? No, noi non lo facciamo. Lo street food, se posso dire, le proprio è 100 anni che lo fanno, non ci devono insegnare a farlo, per cui va bene così. Ok, allora, spunti interessantissimi che ci fanno capire che anche in questo settore cultura, associazionismo, eventi avremo, se sarà il nostro turno, se sarà la nostra volta, un sacco di lavoro da fare. Però devo dire un sacco di lavoro da fare senza aggravio di costi, perché già, e questo stasera così raccontavo, avevo uno scambio preliminare rispetto a questa riunione con i miei candidati e ho usato una frase, no? Ho detto, le associazioni per essere aiutate non hanno solo bisogno di contributi economici, ma alle volte hanno bisogno di uno scambio in natura, e quindi il Comune deve proporre uno scambio in natura. Adesso vivacizziamo un po' la serata, no? E questi sono gli scambi, tra virgolette, in natura, cioè sono dei momenti di condivisione, di formazione, sono strategie nell'attrezzare le aree, nello sgravare la burocrazia, nell'alleggerire i vincoli, sono azioni diverse dal contributo economico, ma che sono altrettanto utili rispetto al contributo economico, che poi anche qui ci sono associazioni che veramente non effettuano eventi magari enogastronomici, o che hanno una parte di commerciale e altre, quindi alcune fanno questo tipo di attività, altre invece non fanno neanche questo, hanno una pura attività istituzionale. Allora quelle sicuramente, se si reggono solo sulle quote associative, sono veramente i soggetti più deboli rispetto al mondo dell'associazionismo.
Il discorso dei grandi eventi, degli eventi di qualità, sto guardando, eccolo qua, stavo cercando Paolo Scutti. Nel nostro programma abbiamo parlato di grandi eventi e di eventi di qualità, proprio perché abbiamo vissuto in questi anni delle situazioni che non ci hanno soddisfatti dal punto di vista proprio dell'organizzazione, dell'evento in sé, perché Rivarolo è una cittadina che dovrebbe in qualche modo conservare, essendo il, diciamo, il centro del Canavese, dovrebbe conservare un ruolo, come dire, di capofila rispetto agli altri comuni e organizzare eventi che anche dal punto di vista igienico-sanitario soprattutto non siano, non abbiano delle criticità. Invece abbiamo visto che qualche volta è successo, e ahimè non è successo da parte delle associazioni, e quindi noi non vorremmo più ricadere in questo, in queste situazioni. Abbiamo un altro pensiero, vero Paolo? Assolutamente, come ha detto Luigi, la grandissima difficoltà in Rivarolo è proprio l'organizzazione. Quando poi ti trovi ad arrivare in comune, chiedere, spiegare il tuo evento, diciamo che chi si trova lì, che si interfaccia con chi propone l'evento, secondo me molto spesso non è preparato, come ho sentito prima. Quindi la grandissima difficoltà tra burocrazia e poi preparazione dei funzionari all'interno del comune, secondo me, gioca un ruolo importantissimo, che poi ti porta, come dicevamo prima, a scoraggiarti e a non proporre poi l'evento. Una volta è capitato anche a me, dovevo fare una semplice ricorrenza di 3 anni di apertura di un negozio, mettere semplicemente della musica, mi è stato chiesto di tutto, fogli, non fogli, piano sicurezza, quanto era grande il palco, se c'erano 600 persone. Io ho detto: guarda, che devo mettere semplicemente un DJ che suona come tutte le altre volte, quindi non erano neanche loro, secondo me, preparati a cosa dover chiedere, quindi di conseguenza l'evento c'è di tutto, hanno chiesto di tutto, mi ha mandato una persona che mi ha chiesto altre due, con la stessa persona mi ha detto no, ma non so, ma chiedi all'altro, l'altro non sapeva, tutte cose diverse, alla fine non lo abbiamo fatto. Quindi diciamo che la nostra idea di ufficio, manifestazioni, sportello, manifestazioni, è un po' una soluzione a tutto questo, siccome quando uno vuole arrivare a proporre un evento deve arrivarci senza essere scoraggiato, deve presentare la propria idea ed essere, secondo me, agevolato e aiutato. Dimmi. Assolutamente, assolutamente. Assolutamente. Lo stesso evento che facciamo noi di Street Soccer, mi è stato chiesto dal gigante di portarlo lì ed era molto più semplice farlo, non che io non volessi farlo al gigante, ho preferito farlo in centro Rivarolo nonostante tutte le difficoltà, che però sono molte, sono troppe, anche perché la problematica grande è che molti, secondo me, non capiscono che chi ha voglia, diciamo, di sbattersi a portare eventi lo fa comunque per il bene di Rivarolo. Portare gente in centro ravviva la città, da, come sentivo dire prima, dà la possibilità alla gente che magari viene da fuori di vedere negozi, di consumare all'interno di un bar. Secondo me, se non ci portiamo gente da fuori, diventa poi difficile per Rivarolo, soprattutto per quanto riguarda il commercio. Rivarolo si sostiene sul commercio, ha bisogno che venga gente da fuori, non sempre solo la gente di Rivarolo. Questo lo si può fare con eventi di qualità, con eventi, e non con magari un comune che si trova a ostacolarti, a scoraggiarti, perché poi il grande problema è che succede, come è successo a te, che dice vabbè non lo faccio, e gente di Rivarolo li fa in altre cittadine. Questo è ancora, secondo me, è ancora peggio, perché poi non riusciamo a fare nella nostra città persone di Rivarolo, questo è veramente un grande problema. Un boomerang, direi, più che un problema, un boomerang. Sì, allora, tornando agli eventi di qualità, ecco, una particolare attenzione. Rivarolo ha, da questo punto di vista, delle ricchezze, dei tesori nascosti,
e sono i prodotti tipici che per esempio vengono dalle nostre aziende locali, dalle nostre fattorie didattiche, dalle nostre imprese agricole. Da questo punto di vista noi abbiamo inserito nel programma anche delle azioni di valorizzazione. Facciamo un esempio, Rivarolo ha un albo dei prodotti DECO, di denominazione comunale di origine. Sono quei prodotti che provengono o da laboratori artigianali o magari da delle pasticcerie storiche o da delle imprese agricole, quindi produzioni di latte, carne, mais, prodotti agricoli del territorio, che sono inseriti in questo albo che era stato pensato anni fa. L'albo poi diciamo è rimasto lettera morta. Ecco, a mio avviso questa è un'occasione persa dal punto di vista turistico e anche dalla promozione turistica del territorio. Quindi abbiamo l'opportunità di fare degli eventi di qualità con delle associazioni di categoria, in questo caso si parla di Coldiretti, Circuito Campagna Amica, che non siano però solo sporadici, ma che diventino un pochino più cadenzati, diventino abitudinari, che creino nella cittadinanza e anche in chi viene da fuori in Rivarolo l'abitudine a comprare dei prodotti di qualità all'interno della, della nostra città. Quindi quando diciamo eventi di qualità, diciamo eventi che promuovono anche prodotti e ricchezze autoctone. L'albo dei DECO come può vivere? Innanzitutto inserendo nel frattempo nuove aziende che naturalmente devono rispettare un disciplinare che è stato proposto dal Comune, ma ci sono già delle nuove aziende alle quali il Comune non ha proposto di entrare. Quindi intanto l'albo può essere rimpolpato dal punto di vista numerico. Poi cosa può fare il Comune? Può fare promozione e pubblicità. Per tornare al discorso che faceva Claudio prima della Proloco, una azione coordinata dal punto di vista promozionale e pubblicitario è indispensabile. Per tutti gli eventi, per tutte le iniziative dell'associazionismo e non solo, per tutti gli eventi anche organizzati che potranno essere organizzati in futuro direttamente dal Comune. La promozione quindi con un sito che sia ristrutturato, dove attualmente se tu vai a fare una analisi, se tu entri dentro il sito del Comune, nella sezione associazioni trovi l'elenco di tutte le associazioni cittadine con una brevissima descrizione, un numero di telefono, una mail, un riferimento, ma non trovi nulla di collegato rispetto agli eventi, ai grandi eventi e alle attività che le associazioni fanno in Rivarolo. Quindi se non siamo in grado di avere un sito, una pagina, un sito strutturato bene, una pagina Facebook, un ufficio comunale che possa dare indicazioni, ma anche l'ufficio turistico della città che già svolge un lavoro molto importante può essere in qualche modo aiutato se creiamo una rete virtuosa. Cioè molto spesso accade che il Comune organizzi eventi in proprio, ma l'ufficio turistico non viene informato. Bisogna sempre diciamo creare la rete e poi soprattutto dialogare con enti preposti per la promozione turistica come Turismo Torino e Provincia, come diciamo la Regione Piemonte e tutti quei soggetti, gli operatori turistici del Canavese, i consorzi degli operatori turistici. Dobbiamo creare la rete. In questo momento abbiamo tanti soggetti, le associazioni e lo stesso Comune che organizzano tante cose ma non sono in rete né fra di loro né con gli enti superiori né con i consorzi dei privati, perché la sinergia che noi dobbiamo fare anche per commercializzare, dicevamo prima, questi prodotti nostri è da questo punto di vista importantissima. Se si costruisce un evento in cui vengono presentati i prodotti al largo pubblico e si fanno conoscere le aziende, ci sarà una ricaduta economica poi su quelle aziende, ma ci sarà una ricaduta anche turistica, quindi è tutto collegato.
eventi di qualità, dicevamo, e spazi adeguati. Spazi adeguati che possono essere all'aperto, ma devono essere anche diciamo impianti. E noi qui da questo punto di vista abbiamo diciamo due argomenti a cui teniamo particolarmente. Uno è quello di dare finalmente alla città una struttura centrale, una struttura polivalente dedicata agli eventi e dove le associazioni cittadine possano trovare anche delle salette come sede associativa. Quello che noi abbiamo identificato col nome Pala Rivarolo e a cui stiamo lavorando per essere pronti poi nel caso di nostra elezione e lavorare nell'immediato, diciamo nei giorni successivi, partendo da subito nel dare una spinta. Una struttura di questo genere a Rivarolo non c'è mai stata, cioè un luogo dove poter organizzare eventi anche nella stagione invernale, eventi anche al chiuso, che siano piccoli concertini, che siano momenti di danza, che siano incontri enogastronomici. A Rivarolo una struttura di questo genere manca ed è il sogno di tante associazioni ed è la risposta a tante fasce di età, giovanili e anche giovani e meno giovani. Quindi noi abbiamo in programma di realizzare questa struttura. Credo che tutti sappiate che la nostra idea dunque era quella di proporre la ristrutturazione delle vecchie scuole elementari, la riqualificazione, ma l'attuale amministrazione comunale ha concluso il percorso, il suo percorso politico, la sua idea politica. Per carità, è una scelta legittima che noi non abbiamo condiviso, quindi c'è il progetto di abbattimento e sembra che l'abbattimento dell'edificio sia insomma immediato, insomma poi naturalmente non abbiamo delle certezze, ma sappiamo che il contratto è stato firmato con la ditta, di conseguenza l'avvio dei lavori è imminente. È un'operazione che costa 700.000 euro tra abbattimento delle vecchie scuole e realizzazione di un parco urbano composto da alcuni tappeti verdi e un tappeto attrezzato con una piccola piazzuola centrale, diciamo uno spazio largo con tre gradinate, poi credo che abbiate visto forse qualche immagine sui giornali locali. Questa operazione che noi riteniamo costosa, molto costosa, e riteniamo che non risponda alle esigenze della città, però andrà a conclusione perché l'amministrazione ha portato a termine l'iter procedurale, c'è la gara d'appalto, c'è la ditta e la ditta deve solo più impiantare il cantiere e iniziare a sbancare. Noi quindi inizialmente la nostra idea era quella di ristrutturare quel posto, quell'edificio. Abbiamo diciamo un piano B, una soluzione alternativa a questa, perché non condividiamo comunque l'utilizzo finale, cioè lasciare lì uno spazio aperto, verde, non perché noi siamo contro il verde, noi siamo per il verde pubblico, ma per il verde pubblico curato. Però, visto che abbiamo già molte aree, Parco del Castello Malgrà, Parco di Villa Vallero, parchi sparsi nelle varie via Oglianico, via Ragazzi del 99, che non riusciamo ad allestire, e siccome la legge ti impone di curare e manutenere per primi gli stabili comunali e le aree verdi attrezzate di proprietà comunale prima di farne altre, noi riteniamo che la priorità sia mantenere quelle che già abbiamo e non crearne altre, e invece intercettare il bisogno che ci è stato espresso da tanti anni, da cittadini, da singoli e gruppi organizzati e anche associazioni, di creare una struttura dedicata per gli eventi. E noi quello saremmo pronti nella progettualità quando e se sarà il nostro momento, noi speriamo.
Gli impianti, sugli impianti sportivi c'è un altrettanto discorso da fare, perché Paolo, Gino Saviano, che sono i nostri rappresentanti dello sport, sanno e ci possono dire che abbiamo fatto anche dei sopralluoghi, anche con l'architetto Andreol, che la situazione è quantomeno, beh, non voglio dire drastica, però è molto seria dal punto di vista delle manutenzioni. Ci sono degli interventi pesanti da fare anche dal punto di vista economico, e anche qui ci sono delle esigenze importanti, perché alcune associazioni cittadine sono costrette a giocare con la loro squadra fuori, vero Paolo? Allora, assolutamente, tant'è che io già 3 anni fa ho fatto la tesi di laurea della mia università sull'impianto polisportivo di Rivarolo, perché da cittadino diciamo che l'ho ritenuto, stando in termini buoni, fatiscente. Poche cose all'interno dell'impianto polisportivo secondo me funzionano o sono a norma. Tant'è che, vabbè, c'è anche Fabrizio lì, il campo sportivo sia del Poli che di Via Merlo è imbarazzante, penso sia il termine più corretto. Quando io ho giocato anche a Rivarolo, quindi mi sono allenato sia al polisportivo che ai campi di Via Merlo, direi che dopo un'ora di allenamento avevo quasi la tallonite, e penso a tutti i bambini che si allenano e giocano lì sopra, è abbastanza vergognoso. La pista di atletica c'ha dei pezzi che si staccano, la piscina ci sono entrato una volta e mi sembra la stessa di quando andavo alle elementari qua a Rivarolo, che non ci stavo sotto dove ci si asciugavano i capelli e sono ancora uguali. Il muro è scrostato, l'ingresso sta a pezzi. E sui campetti da tennis ci parcheggiano le macchine, ci sono tantissime cose del polisportivo che non vanno bene, e la nostra intenzione è sicuramente quella di rimetterlo a posto, partendo anche poi da Via Merlo. L'altra intenzione nostra è quella di riqualificare le aree ludico-sportive all'interno di Rivarolo, già ben identificate, e niente, questo sicuramente è il nostro obiettivo, perché una cittadina come Rivarolo non può avere un centro sportivo in questo stato sicuramente. Bene, invece mi riaggancio, perché forse ho dimenticato di rispondere sugli spazi destinati a magazzino. Credo che questa sia l'esigenza di tutte quelle associazioni che organizzano eventi di piazza o che comunque hanno a patrimonio delle attrezzature, no? Forse anche l'associazione ginestrese che vedo in sala vuoi fare magari un intervento, ci fa piacere insomma conoscere anche un po' la vostra situazione. Voi anche senza sede sociale? Sì, il nostro problema, come penso poi quello della maggior parte dei presenti, è quello appunto della sede, perché chiaramente poi trovarsi, pianificare eventi, come si era detto, diventa poi difficile farlo attorno al tavolo della propria abitazione. Stesso discorso per l'attrezzatura. Noi da sempre organizziamo la festa in piazza, quindi abbiamo cucine, tavoli, tutto di proprietà, e ad oggi affittiamo un garage, i costi aumentano, la difficoltà poi nel proporre attività la conosciamo, la conoscete, quindi gli eventi chiaramente si dimezzano, diminuiscono, e quindi si entra poi in questo circolo vizioso da cui è difficile effettivamente uscirne. Quindi sì, sede e spazi per eventualmente appunto ricovero di attrezzatura, eccetera, e snellimento di quella che è la burocrazia per organizzazione di eventi. Quindi si ritorna forse un po' a quello che si era detto in precedenza, il dialogo, no? Il dialogo poi può aiutare a sistemare effettivamente le cose, quindi tendenzialmente questo. Dove vi ritrovate voi, sempre in qualche locale pubblico o a casa di qualcuno? Noi ci ritroviamo a casa, a casa attorno al tavolo, improvvisiamo ormai queste riunioni, quindi sì, il bisogno di spazi è effettivamente importante, perché l'obiettivo, ma poi penso che sia l'obiettivo di tutte le associazioni, è quello di aumentare la partecipazione, quindi di far sì che persone nuove, giovani, si avvicinino a quello che è l'associazionismo, quindi ritrovarsi, condividere,
chiaramente farlo attorno al tavolo di casa propria diventa un paradosso, e quindi sì, quello sì, può essere piacevole perché pane e salame, però, sì, però alla lunga crea delle difficoltà, crea problemi, diciamo. Poi comunque certo, deve essere un luogo ufficiale, sì, effettivamente, certo, dove poter depositare. Ma anche credo dove poi la gente possa sapere di trovare l'associazione, le associazioni, perché è chiaro, chi volesse appunto magari avvicinarsi al mondo, partecipare, proporre idee, eccetera, sa che in quel determinato luogo ci sono le varie sedi, i vari uffici, e secondo me è vantaggioso per tutti, anziché magari gente che ha anche voglia di partecipare oggi effettivamente non sa come farlo, perché il Torino, sì, Club diceva prima che non si sa dov'è, noi devono venire a suonare al campanello di casa, quindi e anche per l'attività di tesseramento sociale come avviene, quindi non avendo una sede passa parola. E quindi diventa anche difficile. Lì diventa complicato avvicinare persone, recuperare magari qualche piccolo fondo per poi che va utilizzato chiaramente per proporre attività, eccetera, quindi quello secondo me potrebbe aiutare tutti alla fine. Ok, grazie. Grazie per il contributo. Una domanda rivolta a tutti, non so, così perché potrebbe essere interessante come spunto. C'è qualche associazione tra quelle presenti che accede oltre a contributi comunali anche a contributi sovralocali, regione o comunque fondazioni, microcredito? Facevo la domanda, sì, corale polifonica, facevo la domanda perché era mirata a questo fatto. Alle volte ci sono dei canali di finanziamento che non sono proprio conosciuti dalle associazioni cittadine e di conseguenza non vi accedono. Il comune potrebbe anche aiutare in questo senso, potrebbe orientare comunque pubblicizzando i vari canali di legge. Ci sono in tutti i settori, settore culturale, ricreativo, sportivo, quindi un comune che riesce comunque a veicolare e a far sì che si inneschi anche un meccanismo virtuoso di progettualità delle associazioni, le fa indirettamente crescere e le fa sviluppare. Mi sembra che questa sia una cosa molto importante che sia mancata e alla quale noi vogliamo sicuramente dare un contributo in questo senso. Corale? Allora, Bonghietto Franco, Polifonica di Rivarolo. Noi diciamo nell'arco del quinquennio, diciamo, abbiamo organizzato una quarantina di concerti, ovvero concerti con orchestre, concerti di cori, abbiamo fatto dei concorsi, abbiamo fatto di tutto, di più, diciamo. Quello che lamentiamo, a parte la sede di cui parlo un attimino dopo, ma la poca collaborazione e visibilità che ci è stata data dal Comune, perché comunque anche solo su Facebook una condivisione, anche solo la locandina, non solo pubblicata in un calderone di locandine dove spariscono, perché in tre locandine fuori del Comune vengono ripetute le stesse cose, con manifestini malmessi che alla fine diventano illeggibili. Infatti gliel'ho detto anche nell'ultima riunione che ho avuto con Rostagno, che un po' di riorganizzazione nella parte espositiva di quello che fanno le manifestazioni, al limite facendo le tematiche, cioè il comune comunica da una parte, le associazioni comunicano dall'altra, ma chiarire un pochettino quelli che sono le comunicazioni che vuol dare. E questo era il piano di promozione pubblicitaria coordinato che chiedeva Claudio prima e a cui io mi riferivo, perché ho notato questa cosa anche dal punto di vista grafico ed immagine. Avere un'immagine coordinata paga sicuramente, dà un senso di professionalità e organizzazione. Questo un ente locale deve farlo. E poi mi piacerebbe avere un piano C per quanto riguarda la nostra sede, perché noi attualmente abbiamo necessità di poter avere le prove fatte a gruppi separati, perché stiamo provando dei pezzi molto impegnativi, però non sappiamo quale sarà il nostro futuro,
perché adesso i locali sono stati dati al CIS 38, quindi ci piacerebbe capire domani se saranno in mezzo alla strada o se dovranno venire a casa mia 25 persone come diceva come prima il collega, oppure come dovremmo muoverci, solo per capire quale futuro dare all'associazione. Quindi problema legato alla sede sociale, alla convenzione e alle attività e anche insomma promozione. Ok, sì, sicuramente quello che noi faremo sarà metterci intorno a un tavolo con voi, con tutte le associazioni senza una sede sociale, e partire di lì per capire gli spazi più adatti e il modello di convenzione da proporre. Grazie. Grazie. Altre associazioni? Gruppo Scout Rivarolo 1, Federico Artero. Noi ci riteniamo abbastanza fortunati perché a noi basta una firma. La convenzione c'è e basta solo uno scarabocchio sopra. Più qualche cos'altro, che però mi hanno detto che non è così semplice da attuare, nel senso che la nostra sede è in Villa San Giuseppe, vicino al centro anziani, ci sono un po' di problemi di riscaldamento e l'intonaco cade dal muro, cioè si sta scrostando tutto, si vedono insomma un po' di casino, insomma ci sono dei bambini che giocano lì dentro, no? Quindi fuori nel cortile, dentro nella sede. Il problema è un altro, è che quella roba lì è soggetta alle belle arti, perché ci sono dei dipinti, delle cose che fanno abbastanza sgiai. quindi, non lo so. Sgiai, ma proprio sì. Piemontese rende, il dialetto rende molto. Giusto dare una mano di intonaco, stucco e una ritinteggiata. Se si potesse fare, lo facciamo noi, a nostre spese, non abbiamo bisogno di fondi, di niente, autofinanziamenti a manetta, non ce n'è problemi, però sappiamo come si fa, facciamo lavorare anche i ragazzi, così la sede diventa loro, perché la fanno loro. Alla vecchia maniera, alla come vecchia si faceva una volta. Proprio dove così. Sono gli uomini dell'oratorio qua? Arturo, no, Giacomo, Saviano... Uomini e donne oratoriani. Sì, sì. Ho dipinto tutta la palestra, no? Le linee di pallavolo, la basket, di pallamano, e la palestra effettivamente. E anche quello lo facciamo. Però il problema è appunto queste norme un po' così stringenti. Sì, perché forse una volta erano belle arti, adesso... Sono brutte arti. Sì. Ahimè, e qui chiedo il sostegno di Arturo, ma possiamo... Prego. Ma, allora, in linea di massima... è assunto. In linea di massima, Villa San Giuseppe... e Villa Vallero sono due edifici a patrimonio storico, entrambi tutelati dai beni architettonici. Allora, Villa Vallero attualmente sono previsti a bilancio degli interventi sul tetto che verranno eseguiti tra poco, e lì diciamo si conta di cominciare ad arginare i problemi di infiltrazione, ma ha comunque la struttura assolutamente problemi di messa a norma, di abbattimento delle barriere architettoniche e di gestione del parco, comunque della manutenzione. Villa San Giuseppe ha altrettante problematiche e tra le altre cose è sede di parecchie associazioni. Adesso non so la vostra convenzione quale tempistiche preveda. Era stata stipulata una bozza nel commissariamento. E noi siamo lì. Ma non è stata mai siglata, vero? Ah. Come tutte le associazioni del blocco di Villa San Giuseppe, esatto. E sì, e qui ci dobbiamo anche dire che queste convenzioni non sono state mai stipulate
perché in realtà i locali non rispondono, parzialmente non rispondono alle più vigenti normative in materia di sicurezza, quindi abbiamo tutta l'impiantistica elettrica più altre cose da risistemare, ed è il motivo anche per il quale non si potrebbe e non si può chiedere l'affitto locali, l'affitto sulle sedi, perché per chiedere un affitto devo dare un locale a norma, e lì è stato, diciamo, l'inghippo su cui si sono arenate, devo dire, un po' tutte le amministrazioni comunali, ma che ora bisogna assolutamente risolvere. Invece mi piace il discorso che stai portando della collaborazione dei volontari, l'offrire la collaborazione dei volontari, come d'altronde tutte le associazioni cittadine, io sono assolutamente consapevole di una estrema disponibilità da questo punto di vista, no? Succede anche per le scuole, anche con l'associazione genitori, insomma con i genitori abbiamo fatto tante cose. Queste collaborazioni vanno normate, possono essere temporanee, e noi abbiamo previsto programma, Arturo, i patti di collaborazione con i cittadini. Faccio prima una domanda, mi ha colpito il problema del riscaldamento, qual è? È che non c'è. Vabbè, allora è risolvibile, basta farlo. Sì, cioè, no, non ha nessun problema, cioè, perché se ci fosse c'è? Ci allora, sarebbero dei problemi, non c'è, okay. Non c'è nessuno. Allora io non vorrei sembrare uno che semplifica troppo, e la burocrazia, come dire, è una cosa intoccabile, nel senso che se io devo fare un atto e devo fare 10 passaggi, quei 10 passaggi li devo fare, quello che l'amministrazione, la macchina comunale deve fare è ottimizzare quei passaggi. Quindi, per esempio, l'esempio che facevi delle belle arti, io penso che il comune dovrebbe impegnarsi quantomeno a fare le pratiche necessarie presso le belle arti e poi magari gestire gli interventi con il volontariato. È chiaro che se c'è un dipinto vincolato non puoi farlo tu e non posso farlo neanche io, ma non credo che sia solo quello la parte da mettere a posto, l'intonaco sarà su altre superfici, vi dicendo, quindi delle situazioni di collaborazione si trovano. Volendo la lista gliela porto tutta. Siamo qua. Allora, quindi per dire che secondo me, come sempre in tutte le cose, se si dialoga la soluzione si trova. Poi, noi abbiamo previsto i patti di solidarietà dei cittadini nel nostro programma, che è una cosa che in altre regioni usano già da qualche anno, e sostanzialmente sono delle convenzioni con associazioni o anche cittadini privati che si propongono nel gestire e manutenere un'area verde, un locale e via dicendo, dove appunto nella convenzione si prevede la formazione, l'erogazione dei materiali necessari, la formazione anche dal punto di vista della sicurezza, perché poi se uno deve fare anche dei lavori edili sembrerà banale, ma se devi salire su un ponteggio che ha un tavolato di lavoro che ha più di 2 metri dal piano devi essere formato. Però dico, se l'amministrazione nell'ambito di questi patti fa la sua parte, io penso che il volontariato anche per la gestione e manutenzione delle strutture si può fare in modo efficace, no? Con beneficio per tutti. Poi è chiaro che se manca l'impianto di riscaldamento dobbiamo progettare il riscaldamento e fare il riscaldamento, non è che, come dire, quelle sono scelte e priorità che l'amministrazione si deve dare. Siamo qui a parlare dell'associazione, io sono stupito, vi dico la verità, a sentire, abbiamo sentito Proloco con problema di spazi, Ginestresi con problema di spazi, non me lo sarei mai aspettato che a Rivarolo avessimo dei problemi di spazi per l'associazione, perché con tutti gli spazi che abbiamo, no, ma io mi stupisco perché vengo da comuni molto più piccoli e ogni associazione ha una sede e quindi mi stupisco. Penso che al patrimonio, per quello che conosco io, al patrimonio comunale ci siano tanti edifici da valorizzare e riutilizzare, uno era la scuola, adesso lo tireranno giù, vedremo appunto l'alternativa, però secondo me sono tutti problemi risolvibili. Voglio dire un'altra cosa, non risolvibili in 2 giorni, perché mi piace essere sincero, in una programmazione di priorità e di investimenti nell'ambito del quinquennio di amministrazione, i problemi che ho sentito sono tutti risolvibili, anche con la vostra collaborazione.
soprattutto la loro collaborazione, con la loro indicazione delle priorità, come dicevamo prima sulle colonnine, queste cose qui, tutte queste cose vanno programmate insieme, se no si rimane, come dire, nell'inerzia più totale, l'amministrazione, qualsiasi sia l'amministrazione, non questa o un'altra, da questa parte della scrivania, gli altri dall'altra parte della scrivania, ci vediamo ogni 5 anni e continuiamo a lamentarci. Invece dobbiamo confrontarci in tempi stretti, programmare, cominciare a progettare da subito dopo le elezioni, perché ci vogliono tempi anche rispetto alle risorse economiche da investire. Però, secondo me, tutti i problemi risolvibili. Ecco. Posso ancora chiedere una cosa io? Centro attività subacquea Explorer, quindi operiamo nella piscina del Rivarolo e siamo sul territorio dall'86, quindi tanti tanti anni. Vabbè, la piscina ha detto bene Paolo, ha detto bene, è pressoché fatiscente. No, noi apparteniamo alla Federazione Italiana Attività Subacquee, abbiamo già rinunciato tante volte ad eventi che si possono considerare, diciamo, dell'Italia settentrionale, no? Non andiamo giù tanto, anche perché poi gli spostamenti sono difficili da fare comunque, no, per le persone, eccetera. Però dall'Italia settentrionale si possono organizzare eventi che attirerebbero, diciamo, cioè che farebbero conoscere il Rivarolo, no? Molto di più di quello che è già conosciuto comunque. Quest'anno ad esempio è stato organizzato un trofeo di tecnica subacquea, l'abbiamo organizzato noi a Rivarolo, ma abbiamo dovuto rinunciare all'impianto proprio per la sua fatiscenza, per cui ci siamo dovuti spostare alla piscina comunale Stadio di Torino, dove chiaramente gli impianti sono degni, no, di questo nome e possono accogliere delle manifestazioni a visibilità nazionale, anche perché poi la FIAS è una federazione nazionale, e quindi la situazione è questa, cioè si potesse mettere a posto sta piscina a partire dalla vasca, che cioè con la scusa di, penso, risparmiare nei costi d'acqua, è stato fatto un obbrobrio, no? Con la vasca svasata vuol dire che su 6 corsie che ci sono ne posso utilizzare 2 centrali, perché le altre 2 corsie laterali sono svasate, quindi assolutamente inutilizzabile per fare attività subacquea, ma benché anche qualsiasi gara o evento, eccetera. Poi c'è un telo all'interno della vasca dove non si può fissare nulla, no? Ad esempio una gara di tecnica subacquea prevede di fissare delle maniglie, di fissare delle corde, no, da percorrere, che ne so, con le bombole, senza bombole, con le maschere oscurate, eccetera, eccetera. Cose che non si possono assolutamente fare in questa piscina. E tantomeno portare gente negli spogliatoi. Cioè lì, in questa manifestazione, c'erano una cinquantina di partecipanti, io voglio vedere, far entrare 50 persone nei nostri spogliatoi, dandogli un luogo anche solo per appoggiare una borsa e per cambiarsi. Non parliamo delle docce, no, perché sono esattamente quelle che c'erano nell'86. No? Nell'86 c'era il telo, ecco, per fortuna nei tempi è stata rifatta la copertura, e questa copertura è veramente valida, no? Tolta la copertura, tutto il resto sarebbe da rifare. Ecco. Anche la piscina va utilizzata dalle scuole che abbiamo. Io ricordo benissimo, noi in scuola media potevamo, due volte a settimana, i nostri ragazzi. Ma perché non incentivare e stimolare anche i ragazzi della scuola primaria? Ma io penso che comunque la polisportiva ha fatto un grosso lavoro in questi ultimi anni. A livello proprio di occupazione degli spazi della piscina. Questo non glielo so dire. E poi quello che manca lì al centro sportivo è una sala convegni, cioè ci fosse una saletta così, semplice, attrezzata con
per fare dei convegni sarebbe eccezionale, ecco, un'altra cosa che manca. Sì, sì, riunioni. Noi per fortuna, ecco, abbiamo una sede che abbiamo condiviso per tanti anni ed è lì in la sala Peila, diciamo che in questi ultimi... Sì, di fianco al CAI. In questo momento siamo autonomi, ci siamo solo più noi, perché avevano chiesto a varie associazioni di pagare le spese, le associazioni man mano si sono tirate via, siamo rimasti noi felicissimi di pagare le spese. No? E però anche noi siamo senza riscaldamento, quindi d'inverno o non la usiamo, difatti sovente le riunioni andiamo a farle in qualche bar o cose del genere, riunioni di direttivo, perché d'inverno scaldare una sala che viene comunque non usufruita per tutta la settimana è abbastanza impegnativo, no? Tutto lì. Ti rispondo un attimo a tutto questo che è assolutamente sensato. Io ho una visione dal punto di vista sia del commercio che dello sport, che addirittura dalla progettazione di impianti sportivi. Ti posso dire che sicuramente questa situazione non giova a Rivarolo, perché molte amministrazioni, soprattutto l'attuale, sottovalutano l'ambito sportivo. Io penso che l'ambito sportivo, soprattutto in questo momento a Rivarolo, serva appunto per attrarre gente da fuori. Quindi manifestazioni fatte come la vostra, non fatte a Rivarolo, fanno sì che Rivarolo perde magari 300, 400, 500 persone che passano in Rivarolo, vedono Rivarolo, come dicevamo prima, vedono i negozi, consumano il caffè, mangiano pranzo, mangiano cena, eccetera. Tant'è che prima non ho risposto poi a una domanda, una nostra associazione che è l'USAC è costretta a giocare a Ivrea anziché giocare in casa, quindi a Rivarolo. Quindi ogni due domeniche ovviamente, o sabato quando giocano, sono costretti ad andare a giocare in un altro paese, portare i propri tifosi, le proprie persone, i familiari a vedere la partita a Ivrea, queste persone di conseguenza consumano Ivrea, mangiano Ivrea, si fermano ai negozi di Ivrea. E questo sicuramente non giova assolutamente a Rivarolo. L'obiettivo della nostra, se dovesse essere, è impegnarci in questo ambito, perché proprio questo ambito, in questo momento di soprattutto crisi del commercio dovuta all'online, eccetera, quindi alle persone che sempre meno escono di casa, sempre meno popolano Rivarolo, e proprio portarle attraverso eventi, manifestazioni, ma soprattutto magari eventi fatti al polisportivo, che attualmente è un luogo utilizzato al 10% delle potenzialità che potrebbe avere. Tutto qua. Sì, e poi per concludere il discorso sulla piscina, invece sulla razionalizzazione dei tempi di utilizzo, perché siamo andati anche a fare un sopralluogo, abbiamo parlato anche con i gestori della polisportiva, abbiamo incontrato varie associazioni già prima. E, sì, abbiamo visto che per esempio nelle ore, diciamo, mattutine fino alle 16 è completamente inutilizzata, anche ultimamente dalle scuole, perché vabbè, lì ci sono altre dinamiche comunque legate alla difficoltà di organizzare e di uscire col mezzo di trasporto, col pullman, le classi, poi comunque ci sono tempi di impegno dei docenti che non sempre sono situazioni, diciamo, superabili, perché entriamo anche nella scelta, diciamo, dell'attività didattica. Ecco, per cui c'è stato un calo dell'utilizzo della piscina da parte delle scuole, in particolare della scuola primaria, anche perché dall'altra parte si è verificato però un fattore positivo, cioè le associazioni cittadine, le altre, come la stessa USAC, il volley, il judo, il karate, sono venute a scuola a fare promozione delle loro attività sportive, a offrire delle lezioni gratuite ai nostri bambini nella palestra della scuola, e di conseguenza, portando gli sport a scuola, diciamo, questa ulteriore offerta formativa ha un po' diciamo, scavalcato l'utilizzo della piscina. Però anche qui probabilmente mettendosi a un tavolino con la direzione didattica, il corpo docenti, le associazioni, anche con i gestori della piscina, si può cercare magari di riequilibrare la situazione, perché poi è uno sport assolutamente completo
e da questo punto di vista i progetti di sport e benessere avranno con noi, se saremo al governo, se avremo l'opportunità, una particolare attenzione, perché progetti di salute e benessere si stanno sviluppando e sono collegati anche al discorso che faceva Paolo delle aree all'aperto, ludiche e sportive, della valorizzazione anche di percorsi naturalistici all'esterno della città, quindi verso le frazioni. C'era una domanda, vero? E buonasera a tutti, Davide Fornero, Liceo Musicale di Rivarolo e Music Day Danza. Allora, una considerazione. Sono contento che condividiamo tutte le stesse problematiche. Pensavo di essere l'unico, comunque le uniche associazioni che avessero dei problemi personali, forse con questa amministrazione uscente, invece sono felice di apprendere che siamo tutti nella stessa barca. Quindi le problematiche sono sostanzialmente le stesse, non ripeto quello che è già stato ripetuto e raccontato in queste due ore. La domanda è questa, la bellissima e geniale idea del Teatro Ipogeo e Central Park nel centro di Rivarolo, visto che, come stai raccontando, sembra sia inevitabile la demolizione, mi auguro che poi per il discorso progettuale, non me ne vogliano i colleghi, ma che si possa fare ancora in tempo per poter bloccare questa idea e pensare a qualcos'altro. Come vedo qui che c'era scritto il polo, visto che l'avete citato, il polo cittadino. Questa è la domanda. L'auspicio è che questa, diciamo, vostra notevole comunicazione di collaborazione futura con tutte le associazioni, visto che in campagna elettorale si dicono sempre queste cose, voi le avete dette molto bene questa sera, ma io le ho già sentite tante volte, mi auguro che questo tipo di vostra disponibilità per poter affrontare le problematiche che tutte le associazioni culturali sportive hanno, si possa poi veramente concretizzare, che non rimangano soltanto parole come nelle passate edizioni, nelle passate volte, perché in campagna elettorale tutti ci vengono a trovare, in questo caso siamo venuti noi, tutti ci vengono a trovare, tutti ci raccontano delle belle cose, ma poi in realtà il dialogo è diverso, almeno perlomeno per questi ultimi 5 anni, non voglio parlare di commissari o altro, non andiamo troppo indietro, ma soprattutto in questi ultimi 5 anni, perché il dialogo è stato assolutamente inesistente. Quindi questo era solo un mio auspicio e mi auguro che questo bellissimo Teatro Ipogeo non venga realizzato, quindi mi auguro si possa ancora fare qualcosa. Grazie. Di fare una battuta, intanto per capire se è vero dovete provarci, quindi al 27 possiamo solo passare di lì per capire se quello che abbiamo detto stasera si potrà avverare oppure no. E seconda cosa, proprio per dimostrare che quello che diciamo stasera e corrisponde alla verità, alla realtà, siamo tutti di Rivarolo, lavoriamo a Rivarolo, ci mettiamo la faccia anche tutti i giorni sul territorio di Rivarolo. Questo, se ci contiamo, presumo che la maggior parte abbia, anzi, ha tutte attività su Rivarolo e tutti i giorni esce in Rivarolo. Quindi la scommessa che vogliamo fare è una scommessa importante non solo per voi, ma anche per noi, perché noi abbiamo un futuro nostro, un futuro dei nostri figli da fare sul territorio. E di certo quello che abbiamo detto questa sera è quello che vogliamo mantenere. Non è solo proprio la classica campagna elettorale, perché poi domani mattina, tanto andiamo da qualche altra parte, no, domani mattina usciamo e usciamo sul territorio. Questo è cosa importante. In questi problemi, quindi cioè, siamo noi i primi che abbiamo avuto problemi, noi, i nostri parenti, conoscenti, quindi cioè, non è una cosa che diciamo tanto per dire, ma la sentiamo veramente. È chiaro che non abbiamo la bacchetta magica, non è che possiamo dire domani si mette a posto Villa San Giuseppe, però l'importante è avere l'idea. Essere convinti di voler venire incontro, voler parlare, voler avere un dialogo e poi insieme trovare una soluzione, ecco. Perché il silenzio dalla parte dell'ente non deve più esistere. La cattiva volontà o addirittura a volte la spinta a non dare risposte agli utenti non deve più esistere. Cioè il funzionario che quando vai lì non ti dà retta, non ti guarda, addirittura quello sopra di quello che ha lo sportello, perché mi è stato detto, gli ha detto, ma non dagli retta, ma tu non sei mica lì per fargli i favori,
tu fai il tuo mestiere, non devi dare aiuto. Invece no, cioè chi c'è dietro al banco deve dare aiuto a chi c'è dall'altra parte, che più delle volte si avvicina, che non sa nemmeno cosa deve fare, che strada percorrere. Quindi io penso, ma proprio perché l'abbiamo vissuto un po' tutti, che la volontà sia quella, cioè l'imprimatur che vogliamo dare è quello. Poi chiaramente solo il futuro potrà dire se siamo così, però la volontà, credetemi, è veramente quella, ecco. Sì, anche perché, come ha giustamente sottolineato Stefano, molti di noi comunque provengono dal mondo dell'associazionismo, io stessa, e abbiamo un po' vissuto nella pelle queste problematiche e ne abbiamo conoscenza. La differenza la farà la capacità di ascolto, la differenza la farà la capacità di progettualità. E noi da questo punto di vista ci siamo anche persino già spinti oltre, no? Perché abbiamo già delle idee progettuali rispetto a queste strutture che vorremmo realizzare. Sulla questione dell'abbattimento delle vecchie scuole elementari e realizzazione del progetto dell'amministrazione uscente, ho già accennato qualcosa, ma chiedo ad Arturo magari di entrare ancora di più nel dettaglio. La nostra idea è quella di fare poi una variante in corso d'opera, cercando di non concludere il percorso con l'allestimento di questo parco urbano, ma invece di proporre l'allestimento del Pala Rivarolo, di questa struttura a cui noi teniamo particolarmente. Per noi è qualcosa di diverso dal teatro e dei quattro quadrati verdi, perché secondo noi non risponde alle esigenze del territorio, senza contare che abbiamo lì una superficie e una cubatura che potrebbe essere data a tutti noi, che invece sparisce, e quello è un patrimonio che non possiamo permetterci di perdere da quel punto di vista. Cioè siamo qui a parlare di carenza di spazi e poi demoliamo 2600 metri quadri di superficie lorda di pavimento, senza contare gli interrati, pubblica, per farne cosa? Questo è il quesito iniziale da cui siamo partiti. Grazie, mi fa piacere apprendere. Volevo solamente dire un'ulteriore cosa. Cioè, questa è un'idea che però è un'idea sui nostri pensieri, non è assolutamente ancora niente di... Ma solo perché poi non vorrei mettere in difficoltà il nostro candidato sindaco, magari gli dice come finanzi, come fai, cioè è solo ed esclusivamente un'idea, quindi di conseguenza noi cercheremo di raggiungere questo obiettivo, questa è la cosa, ecco. No, il candidato sindaco ha anche l'idea di come finanziare un'opera di questo genere, perché naturalmente va da sé che un'idea progettuale ha in collegamento un piano economico-finanziario, e da questo punto di vista possiamo dire con altrettanta serenità che il Comune di Rivarolo ha in questo momento un bilancio che consente e consentirà alcune manovre, intanto in considerazione del fatto anche che ha capacità di accensione mutui praticamente intatta, quindi ha la possibilità di realizzare le opere con risorse in parte proprie e in parte con canali di finanziamento, quindi attivando una progettualità con gli enti sovralocali e soprattutto anche con possibilità di accesso a fondi europei. La progettualità europea da portare avanti con un ufficio intercomunale, con un team di lavoro intercomunale, è una delle questioni che noi abbiamo inserito a programma. Non serve andare in Europa con la borsa per portare a casa i denari contanti, ma tutto passa attraverso una progettualità online, tutto passa attraverso un partenariato che può essere misto, ma che non può prescindere per esempio da soggetti come le associazioni cittadine, perché sono soggetti che hanno, come abbiamo detto, un altissimo valore sociale che viene riconosciuto assolutamente sia dalla Regione Piemonte che dall'Europa.
Quindi l'idea di finanziamento è risorse in parte proprie, in parte con fondi attratti. Naturalmente il nostro intento è quello di lavorare anche per altri progetti, non solo per finanziare questo, in partenariato con i comuni limitrofi. Ci sono assi di finanziamento europeo su tutti i settori, culturale, sportivo, infrastrutturale, e comunque Rivarolo ha una discreta, non negli ultimi anni, ma negli anni precedenti, ha una discreta tradizione nell'attrazione di fondi anche europei. Per esempio l'ultimo grande fondo europeo, il FES del 1998, ha portato a Rivarolo il salone polivalente di via Montenero, che forse qualcuno non sa, qualcuno non ricorda, le giovani leve non ricordano, ma quel fondo, che è stato attratto dall'amministrazione negli anni, fine anni 90, inizio anni 2000, ha portato quella struttura, ed era un fondo, un FES da 800.000, ancora con le vecchie lire, comunque molto molto consistente, 800 milioni, sì. E ancora oggi abbiamo quella, diciamo, quella struttura polivalente, che purtroppo devo dire è un po' defilata, un po' sottoutilizzata, e in quel blocco, inserita in quel blocco del Valle Susa, devo dire non ha più quell'attrattività e non è poi così diciamo funzionale. Ultimamente è stata anche abbastanza, cioè è stata anche soggetta a furti, ad atti vandalici, quindi abbiamo anche qualche difficoltà a livello di sicurezza. Ad ogni modo, come dicevo, per noi prioritario, per rispondere all'architetto, prioritario avere questa struttura e rilanciare Rivarolo dal punto di vista dei grandi eventi e dell'attrattività turistica. Nella mia lunga esperienza di associazionismo anche a livello sovralocale, ho avuto modo di vedere tanti piccoli comuni, come dice Arturo, più piccoli di Rivarolo, piccoli comuni di montagna, che hanno dei saloni polifunzionali belli, attrezzati. Non posso dimenticare per esempio uno sperdutissimo paese del Pinerolese, ai confini tra la Valle di Susa e la Val Sangone, che si chiama Massello, un paesino che ha meno di 300 abitanti, ha un salone polifunzionale all'avanguardia, tutto in legno, tutti i materiali coibentati, vetro, acciaio. Ho chiesto come fosse possibile che avessero ottenuto una struttura di questo genere, mi è stato risposto con il partenariato tra comune, soggetti privati, associazioni e Regione Piemonte. Questo per dirvi che si può, è realizzabile, ci vuole molto impegno, ci vuole la capacità dell'ente pubblico di lavorare in sinergia con altri enti pubblici, con imprese e con enti no profit, questi che siete voi e che rappresentate bene che state rappresentando bene in questa serata. Non so se volete addentrarvi ancora in qualche altro argomento che magari vi può essere di interesse, se ci sono altre associazioni che, non so, la Prolocomastri laggiù non ha ancora parlato, loro la sede ce l'hanno. Forse riusciremo a farlo. Messo, perché era già messo, ma i soldi che purtroppo ci sta, e poi vi aggiustate. Ok, e se non vado errando, la Proloco di Mastri, la Proloco di Rivarolo e non so quali altri soggetti, basta, le due Proloco avevano partecipato proprio a un bando di finanziamento europeo, anche risultando diciamo beneficiari, ma poi ahimè zero. Il fondo era finito. È finito qualche altro. E quello forse era un fondo europeo legato agli interventi per la messa in sicurezza e per l'acquisto di attrezzature
da cucina a norma, perché le associazioni hanno avuto per un periodo queste, queste problematiche. E ci si riprova, forse ma... Forse è stato meglio così, perché, sì. Sì, perché una Proloco che conosco hanno speso i soldini e hanno fermato i lavori perché i soldini non sono più arrivati. I soldi li hanno messi loro, li hanno anticipati, sì, e beh, ma devono ancora arrivare adesso. Sì, funziona in questo modo, comunque vengono anticipati e poi ristorati dall'ente. Però questo era per, al di là della singola vicenda, che adesso non mi ricordo come fosse andata, però era per dimostrare che comunque, grazie, era per dimostrare che comunque è fattibile anche da parte di enti no profit lavorare insieme e con gli enti locali. Allora, vedo che cominciano a, diciamo, ad andare piano piano. Allora, magari la, la Maria Luisa Battistella per Ascom, vuoi venire qua? Buonasera a tutti, Battistella, responsabile Ascom territoriale Alto Canavese. Allora, al di là delle proposte, del programma di proposte che stiamo presentando, si sente? Sì. Stiamo presentando a tutti i candidati specifici sul commercio, che insomma non starei adesso ad analizzare, spero avremo altre occasioni per poter confrontarci. Quello che ho trovato interessante stasera e che trovo anche interessante come spunto per questi nuovi, questa nuova legislatura, sarà il confronto con le associazioni e la collaborazione anche tra associazioni. Quello che a volte abbiamo anche provato a fare in passato, ci abbiamo tentato, secondo me creare delle sinergie fra associazioni, anche riferendomi a quello che diceva Paolo, no? Lo sport, il commercio, il turismo e la cultura. Credo che siano quattro elementi fondamentali per dare vitalità a Rivarolo. Assolutamente la città e il commercio ha bisogno di una energia in più, avere una rivitalità sul territorio e anche non solo limitrofo, anche nei confronti di città come Torino. Portare gente da Torino, creare degli eventi specifici, pochi ma buoni. Prima hai accennato a Turismo Torino, noi collaboriamo con l'Agenzia di Sviluppo del Canavese. Ottimo. Siamo dentro a questa agenzia, quindi spero proprio che si creino queste sinergie per dare veramente di nuovo quella visibilità a Rivarolo che credo purtroppo abbia un po' perso negli ultimi anni. Grazie. Grazie per il contributo. Sì, molto importante. Infatti noi credo che il nostro compito principale, fondamentale, sia proprio questo, di sensibilizzare e attivare dei nuovi canali. E soprattutto anche dal punto di vista turistico, rientrare in questi circuiti di promozione, perché in questo momento di territorio. siamo scollegati. Sì, credo che si sia persa per Rivarolo qualche occasione. Rientrare proprio in certi circuiti anche di Turismo Torino, Agenzia Sviluppo del Canavese sta facendo delle attività importanti anche su altri territori, questo potrebbe aiutare molto non solo il commercio, anche tutto il circuito. Tutte le varie attività. Certo. Il blocco che tu hai nominato, quindi cultura, turismo, commercio. Credo che sia fondamentale. Fondamentale, esatto. Sono facce. Sicuramente tutte quelle burocrazie di cui ho sentito parlare fino adesso. Certo. Approvo assolutamente. Va bene, grazie. E Paolo, volevi ancora? Rispetto a quello che dicevi prima, il pochi ma buoni, pochi spero di no, però sicuramente buoni, perché la differenza sembra sottile, non lo è, perché l'evento fatto a Rivarolo, tanto per farlo o di scarsa qualità, è più il danno secondo me che è impercettibile, sono perché d'accordo. Poi
chi viene da fuori, anche solo per vedere l'evento, per partecipare all'evento, e l'evento non è fatto bene, non è qualitativo, la risonanza che ti dà è negativa. Sono quindi d'accordo. Porta Rivarolo in una condizione di essere, ah, sono andato a Rivarolo, c'era l'evento, tal dei tali, che schifo, c'era poca gente. Il perché poi lo vai a ricercare nel fatto che l'evento non era qualitativo e allora diventa negativo, quindi non è che siamo qua a dire facciamo eventi a raffica, facciamo gli eventi giusti, giusti, perché noi siamo tutti quanti, come abbiamo detto prima, di Rivarolo, sappiamo quelle che sono le esigenze, abbiamo una vaga idea di quella che sia la qualità. Non è nostra intenzione portare a destra e a sinistra eventi non qualitativi, sicuramente l'obiettivo è quelli giusti, qualitativi, che quando vengono fatti fanno da monito per avere successo in Rivarolo e far lavorare tutti quanti. Sì, sì, che siano un volano qualità. Per... Quello è poco ma sicuro, va bene? Okay, certo. Avete ancora altri spunti, altre associazioni che non hanno interloquito? No, direi che... La serata si è già protratta abbastanza, ma io quindi tirerei le conclusioni se non ci sono altri interventi neanche da parte dei candidati in questo senso. Noi abbiamo prodotto questo programma dopo mesi di incontri con i singoli cittadini, con gruppi organizzati, con associazioni, e abbiamo voluto invece questa sera fare questo incontro di sintesi, che mi sembra abbia ottenuto lo scopo, perché uno scopo molto importante che è stato quello di mettere per la prima volta in relazione associazioni che hanno potuto in questo modo mettere in comune le problematiche ma anche le potenzialità, perché stasera sono venute fuori tante potenzialità anche inespresse, e abbiamo così posto la premessa per quello che potrà essere un lavoro molto importante che noi intendiamo assolutamente continuare e strutturare ulteriormente, perché ci crediamo. Quindi vi ringrazio per la vostra partecipazione numerosissima e qualificata, perché avete portato degli spunti importantissimi, ci avete anche confermati nell'idea che c'è tanto tanto lavoro da fare in tutti i settori, e se me lo consentite io farei l'appello al voto, perché voi siete anche cittadini, oltre a essere rappresentanti delle associazioni, dicendo che il 26 maggio si vota, la nostra è la lista civica numero 3, adesso lo dico per primo perché non lo ricordo mai il numero, lista numero 3, Rivarolo Sostenibile con Vittone. Si possono dare fino a 2 preferenze, se se ne danno 2 bisogna votare un uomo e una donna, c'è la parità di genere. E noi vi chiediamo la fiducia, vi chiediamo il sostegno, perché senza voler rubare la battuta che è di Stefano Vallosio, ma gliela ridò la parola, così lo dice lui. Non me la ricordo, quindi è meglio che non me la ricordo. Votateci, perché noi potremmo essere... Ah, una bella sorpresa, sì, adesso me la ricordo, scusate. Era già stanco. Grazie a tutti.